Il Salento è l'ultimo lembo di terra del Tacco d'Italia. Dalle distese di sabbia dorata, bagnate da acque trasparenti, riflesso di nuvole che solcano il cielo, le sue genti hanno sempre cercato di tracciare quella linea che idealmente potesse unire il cielo con il mare. Si sa, il paradiso non è di questo mondo, ma se esiste, è arrivando fin qui che potrai intravederlo. A rappresentanti istituzionali dei comuni limitrofi e degli enti sovraordinati. Fersini Luigi, Rizzo Angelo, Lazzari Giovanni, Carrozzo Cirino, Capraro Alfonso, Calora Stefano, Lazzari Cristina, assente, Capraro Raffaele, Schifano Fernando, assente, Coluccia Giuseppe, Rizzo Gianluigi. Sono presenti gli assessori di estrazione extraconsiliare Capraro Alberto Antonio, De Santis Valentina. Allora, un indirizzo di saluto e un'indicazione delle autorità istituzionali sovraordinate presenti alla seduta: il senatore Buccarello Maurizio, il deputato De Laurentiis Diego, in rappresentanza della regione il vicepresidente regionale Casilli Cristian e i consiglieri regionali Paolo Pagliaro e Gabellone Antonio Maria. Per la provincia Fabio Tarantino, consigliere provinciale. Per i comuni andiamo in ordine alfabetico, spero di non saltare nessuno. Allora, Salvatore Musarò, sindaco di Andrano, e a Coto Mario Ivan Botrugno Fachechi Angelo in qualità di consiglieri. Per Diso Coluccia Salvatore, sindaco, Letizia Gian Domenico, assessore. Allora, per Giugianello Giuseppe Vergari, consigliere. Per Ortelle i consiglieri Urso Luigi e Risolo Rosario. Allora, per Nardò Pierpaolo Giuri, consigliere comunale. Per Maglie Ronni Palma Modoni, assessore, Antonio Fitto, assessore. Per Melpignano Valentina Vantaggiato, sindaco, più Matteo Turco, consigliere. Per Poggiardo Giuseppe Carluccio, assessore, Alessandro De Santis, consigliere. Per Santa Cesaria Terme Breve Pasquale, sindaco, il Presidente del Consiglio Fedele Corsano, i consiglieri Damiano Salvatore, Maria Corvaglia, Denotar Pietro Sergio. Per Tricase il Vice Sindaco Andrea Giardo e Giovanni Carità, consigliere comunale. Per Veglie Fiorenzo Patera, consigliere. Per Vernole Leo Francesco, sindaco, Mauro Garofalo, assessore. Sindaco di Uggiano Andrea De Paola. Spero di non aver saltato alcuno. Credo Spongano forse, sì, perdono. Gigi Rizzello, sindaco, e Giancarlo Matti, vice sindaco di Spongano, credo. Ah, sì, chiedo scusa, l'assessore De Rinaldis per Santa Cesaria Terme, è vero. Non dovrei aver saltato alcuno, credo, spero. Se l'ho fatto mi avvisate. Riguardo al dopo l'intervento introduttivo del sindaco, calendarizzeremo gli interventi delle autorità istituzionali sovraordinate anche in ordine agli impegni che eventualmente abbiano assunto, per cui magari devono andare via. Passo la parola al sindaco, prego. Buonasera a tutti. Vi leggo l'ordine del giorno. Un unico punto e un consiglio monotematico, come già sapete. Progetto Odra Energia, parco eolico marino galleggiante, costa adriatica meridionale, provincia di Lecce, aggiornamento e determinazione.
Ringrazio tutte le autorità intervenute, i colleghi sindaci, consiglieri, assessori, veramente speravo di avere la presenza di tante autorità, ma non lo credevo. Invece questa sera è veramente per noi castrioti un bellissimo momento. Vi ringrazio a nome di tutta la cittadinanza di Castro, anche se la problematica che oggi affrontiamo non è di nostra esclusiva competenza, io ritengo che riguardi un po' tutto il Salento e forse la Regione Puglia. Voi sapete quello che è successo, parlerò solo due minuti per non togliere spazio e tempo ai vari interventi che mi auguro si succederanno. Voi sapete, qualche giorno fa, una quindicina di giorni fa, personalmente sono stato informato da una giornalista di Telerama che si paventava la presentazione di un progetto di parco marino eolico. Io francamente era la mattina così, sono rimasto allibito perché come amministrazione io non ne sapevo assolutamente nulla. Ho parlato anche con colleghi amministratori di Castro e poi con colleghi di... Sì, c'è Silvano Macculi, pure il sindaco di Botrugno, scusate. E Francesco Monteduro, consigliere di San Cassiano, quindi arricchiamo diciamo il parterre. Quindi dicevo, è stata una notizia che ha colto di sorpresa un po' tutti. A maggior ragione quando abbiamo poi scoperto che addirittura si sono fatti degli studi da un anno circa, senza che la nostra comunità e le comunità vicine fossero state minimamente interessate. Io che cosa vi dico? Da castriota, e mi permetto anche di dire da uomo di mare, sono letteralmente sconcertato nel momento in cui apprendo che dovremmo avere la presenza di 100 pale eoliche alte 250 metri, ma forse sono 300, perché 250 metri sarà solamente il palo che reggerà le pale, ma non cambia molto, o 250 o 300 metri, poco cambia. Ad una distanza minima dalla costa di 9 chilometri, per chi ragiona in termini marinareschi sono 5 miglia marina, noi dal nostro affaccio di Castro Alta riusciamo a vedere le facce dei nostri pescatori a quella distanza, figuriamoci e vedere una pala eolica alta 250 metri, ma non solo, le ultime, secondo questo progetto preliminare che ancora per quello che ci risulta dovrà essere presentato, saranno poste ad una distanza della costa di 24 chilometri, poco sopra le 22-23 miglia marina. Ho già detto a Telerama, mi hanno anche intervistato sulla 7, che avrei preferito non avere questa intervista, avrei preferito che questo fosse solo un incubo, invece purtroppo è la dura realtà. Dicevo a queste televisioni, a vari giornalisti locali che mi hanno intervistato, che le navi hanno una rotta di 12 miglia, di 23 chilometri dalla costa. Noi vediamo alla perfezione le navi che sono alte da 10 metri a 60 metri, quelle più alte della costa e dell'MSC, una nave in media alta 30-40 metri, non di più, le vediamo nitidamente, figuriamoci come riusciamo a vedere. E quindi questa sarebbe l'ultima fila di pale che noi vedremmo a quella distanza, figuriamoci quale sarebbe la visione che noi dovremmo avere a 9 chilometri di distanza. Abbiamo fatto un'assemblea, abbiamo fatto già un consiglio comunale nel quale abbiamo espresso la nostra contrarietà, abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti di queste due multinazionali
e i quali hanno cercato di tranquillizzarci, ma tranquillizzarci in che senso? Nel senso di dire vediamo, aggiustiamo il progetto, eccetera. Quando io ho chiesto loro, ho detto guardate, noi siamo contrarissimi a sto progetto, però, dicevo io, ipoteticamente ci sarebbe la possibilità di posizionare queste pale in mezzo al canale d'Otranto. Il canale d'Otranto, sappiamo tutti, è 45 miglia, quindi più o meno 80 chilometri. Io mi illudevo che potessero posizionarle dai 40 chilometri in poi. Loro mi hanno risposto testualmente e anche onestamente, guardi sindaco, i nostri studi hanno riguardato il tratto di mare che va fino da 9 chilometri fino a 24 chilometri. Non abbiamo studi ulteriori e per noi, aggiungo io, ci facevano capire, e oltremodo non conveniente andare a posizionare un parco eolico a quella distanza, perché è chiaro che il parco eolico poi deve avere una messa a terra, è chiaro, l'energia deve essere trasportata a terra, quindi per ragioni economiche loro, queste due società, hanno interesse a posizionarlo quanto più vicino alla costa. Quindi per noi, ripeto e non aggiungo altro, è uno scempio ed è una cosa che non si deve realizzare. Io confido nell'aiuto di tutti voi, noi, Castro, Santa Cesaria, Otranto, i comuni Spongano, Andrano, Tricase, siamo dei piccoli comuni, abbiamo bisogno di tutti voi. Grazie. Buonasera a tutti quanti. Alfonso Capraro, componente del Consiglio Comunale di Castro, per chi non mi conoscesse. È ovvio quello che è il nostro parere, è la nostra visione delle cose. Noi siamo, come ha detto giustamente il sindaco, siamo contrari alla realizzazione di questo progetto, perlomeno contrari così come ci è stato presentato. Vorrei anche aggiungere una cosa: non siamo contrari alla transizione ecologica, assolutamente non siamo contrari alla produzione di energia pulita, ci chiediamo perché debba essere per forza prodotta in questo modo, compromettendo per almeno i prossimi 30 anni quello che è il nostro territorio, quella che è la nostra principale azienda. Noi viviamo di turismo, ma viviamo di turismo non soltanto noi comuni della costa, viviamo di turismo e tutto il Salento vive di turismo, perché comunque si è sviluppato un turismo anche nell'entroterra per poi andare a fare le vacanze, appunto per andare al mare da una parte o dall'altra, che sia, è tutto il Salento interessato, così come giustamente diceva il sindaco, a questa iniziativa che comprometterebbe irrimediabilmente, perlomeno dal punto di vista paesaggistico, il nostro territorio. Io penso, anche se i rappresentanti della multinazionale dicono no, c'è un impatto ambientale compatibile, non lo so, ho letto altre, perché poi nel frattempo leggiamo, cerchiamo di informarci e di avere delle notizie e dei pareri diversi da quelli che presentano di parte loro e che hanno un interesse economico, ecco perché oltretutto non è un interesse esclusivamente mirato alla produzione di energia verde, di energia pulita, è un interesse, per carità, lecito, economico, aggiungo io, forse anche eccessivamente speculativo, perché poi c'è da vedere poi il seguito di tutto quanto. Come Regione Puglia siamo sul 20% di produzione, 20% a livello nazionale di produzione di energia pulita, e abbiamo immensi campi fotovoltaici, abbiamo anche dei parchi eolici su terra. Adesso ci stiamo avventurando, o qualcuno vorrebbe avventurarsi, nel realizzare questo parco eolico marino.
Sarebbe compromettente anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, perché comunque sia noi avere questo grigliato che è davanti a noi, che impedirebbe quello che può essere una normale navigazione, una normale che sia adibita al turismo, che sia adibita alla pesca, sarebbe comunque compromessa da questo reticolato così come ci è stato presentato, senza farci vedere nulla, ci hanno soltanto detto, dicevano, sarà un cono reticolato, una distanza da 1,2 km a 1,7 km, una pala dall'altra, che andranno a dirigersi verso l'esterno, la più vicina a 9 km, la più lontana a 24 km. Perché non possiamo andare oltre? Perché la tecnologia che noi possiamo utilizzare, economicamente vantaggiosa per loro, è quella tecnologia che diceva prima il sindaco, che non prevede delle altre strutture che dovrebbero essere invece installate, che potrebbero anche andare a 35 km come stanno facendo in altre regioni come la Sicilia, come in Sardegna, ma sarebbe oneroso primo e in termini di tempo anche ci vorrebbe di più, mentre ora hanno previsto loro di iniziare i lavori tra 2 anni, quindi già hanno previsto di iniziare i lavori tra 2 anni, di terminarli nei prossimi 5, e quindi invece realizzare invece un altro parco eolico con un'altra tecnologia, andando più in là rispetto a quello che è il limite della costa, hanno parlato di una realizzazione nei 10 anni, per cui andremo fuori quello che è l'obiettivo del 2030, così tanto decantato in questi ultimi giorni. Quindi noi esprimiamo, abbiamo già espresso, continuiamo ad esprimere una piena contrarietà a quello che è il progetto presentato, che poi nell'ultima conferenza stampa che si è tenuta 3 giorni fa hanno anche presentato una foto, l'hanno presentata loro, non l'abbiamo fatta noi, perché tanti dicono però avete mostrato questa foto che non è veritiera. No, la foto l'hanno presentata loro di come dovrebbe essere realizzato, sfocando, dico io, quelle che sono le pale all'orizzonte, ma che sono, le hanno colorate, dice, ma che sono comunque visibilissime, l'abbiamo veicolata sui vari canali social, oltremodo, cioè inaccettabile una cosa del genere. Se per loro va bene, per noi che abbiamo a cuore il territorio, e ringrazio personalmente, così come ha fatto il sindaco, tutti voi che siete intervenuti qua questa sera, e che avete perso del vostro tempo, di un sabato sera, di un sabato pomeriggio, per venire qui a Castro, perché questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti tutti insieme, uniti, e dobbiamo fare un fronte comune, assolutamente, non dobbiamo trovare nessuno, non dobbiamo lasciare uno spiraglio dove qualcuno si possa introdurre. A me non interessa la colorazione che potrà prendere la battaglia, chiamiamola battaglia, o comunque l'interlocuzione con questi signori, con queste aziende, e poi sarebbe il caso anche di vedere tutta la loro derivazione. A me interessa che tutti noi insieme, noi comuni di Castro, i comuni limitrofi, a partire da quelli più vicini, Santa Cesare, Andrano, Diso, Spongano, Otranto, ma sono veramente contento di vedere i comuni anche dell'entroterra presenti qua e che ci danno la loro solidarietà. Dobbiamo lottare tutti insieme per raggiungere il massimo obiettivo possibile, salvaguardare il nostro territorio, perché il territorio Castro è di tutti, è patrimonio, voglio anche esagerare forse, ma non credo, è patrimonio dell'umanità, questo voglio dire, grazie. Sì, sono entrati in questo momento il sindaco di Bagnolo, Irene Chilla, e il sindaco di Bodrugno, Silvano Macculi, che ringrazio insieme a tutti gli altri per essere qui. Diciamo che dal primo momento non ci avete fatto mancare né l'affetto né il sostegno, che sono cose che fanno parte, vuol dire, della politica, ma soprattutto delle relazioni umane in un territorio come il nostro, così piccolo come il nostro, né tantomeno l'attenzione a questa tematica. Io, per non ripetere gli interventi precedenti e per lasciare sicuramente spazio agli altri, vorrei parlare dei fatti, che poi sono l'unica cosa che conta, come sempre.
Le nostre perplessità derivano da una semplice constatazione sul metodo, intanto, sia dal punto di vista etico, morale, perché ha un senso, altrimenti vuol dire ci lo diciamo soltanto come valenza così per riempirci un po' la bocca di etica e di morale, ma anche a livello procedurale, perché la cosa che molti di voi sicuramente non sarà sfuggita è il tipo di procedura che queste aziende stanno mettendo in campo, che sicuramente non intralciano le procedure che porteranno a un'ipotetica autorizzazione o meno, ma contrastano con il PNRR, Next Generation EU, insomma tutte quelle programmazioni europee di cui sentiamo ormai ogni giorno parlare, di cui molti di voi sono ampiamente edotti. Quindi veniamo velocemente a noi. Siamo stati contattati dai giornali, chiaramente siamo rimasti sorpresi, anche perché ai giornalisti era stato detto che il 26 ottobre ci sarebbe stata una conferenza stampa riservata a loro, perché amministratori e realtà locali, associative e quant'altro erano stati già raggiunti. E questo è un passaggio fondamentale, perché qualcuno è stato raggiunto sicuramente. Sicuramente non sono state raggiunte le amministrazioni direttamente coinvolte, come Otranto, Sant'Elisario e Castro. La motivazione, c'è anche il sindaco di Giano Giacomo Cazzato e il consigliere comunale e provinciale Antonio Ipazio Morciano. Quindi vi dicevo, non sono stati contattati. Quindi io ho chiamato le aziende attraverso i numeri di telefono del loro portavoce, le quali mi avevano rassicurato che una mail era stata inviata ad un indirizzo di posta ordinario, e quindi non PEC, e questo è un altro passaggio importante, e che comunque non avrebbero avuto problemi a confrontarsi, ma dopo la conferenza stampa con i giornalisti. Dopo la conferenza stampa con i giornalisti il 26, ci hanno cortesemente fornito il contenuto del comunicato stampa, che è un contenuto che avete sicuramente letto, molto scarno. Parlava di 90 pale eoliche dai 10 ai 24 km di distanza, con una serie di ricadute positive sul territorio molto importanti, come 4.000 posti di lavoro, come ricadute sull'economia dei porti, sulla formazione, sulla ricerca ed altre cose di cui non ricordo. Detto ciò, noi abbiamo ottemperato invece, con un minimo di orgoglio, a quanto invece ci dice l'Unione Europea. Cioè, chi c'è al centro della programmazione? Al centro della programmazione non c'è nemmeno l'istituzione, ma il cittadino, che permane durante questo arco di tempo che ci apprestiamo a vivere. E quindi cosa ci chiede l'Unione Europea? Ci chiede di coinvolgere il cittadino. E cosa chiede sulla sostenibilità? La sostenibilità stessa. Perché non può esistere sostenibilità, senza sostenibilità cadremmo in un paradosso enorme. La sostenibilità deve essere sociale, economica, sicuramente, e ambientale. Quindi, partendo da questo presupposto, noi non abbiamo fatto il consiglio comunale, abbiamo fatto un'assemblea pubblica, dopo pochi giorni, quindi il 30, alla quale hanno preso parte sindaci, movimenti, altre, insomma, cittadini e quant'altro, i quali tutti, sulla base di che cosa, questa assemblea pubblica, delle informazioni in nostro possesso, perché noi ancora non avevamo e non abbiamo il progetto. Quindi questo è già un altro dato. Però noi cosa potevamo aspettare che lo presentassero, visto che loro ci hanno tenuto a dire che erano quasi pronto per la presentazione? Quindi, registrati questi nomi, per farvela breve, durante l'assemblea pubblica del 30 ottobre, il 3 novembre il Consiglio Comunale all'unanimità si è espresso per una contrarietà prima di incontrare le aziende. Perché questo? Non perché non volevamo sentirle, ma perché volevamo arrivare già all'incontro con le aziende con il no del territorio prima e del Consiglio Comunale poi, che è espressione del territorio. Chiaramente l'incontro, il sindaco ha detto come è andato, non è stato esaustivo. Ecco, non aggiungo altro. Ritengo l'insulto, questo mi sento di dirlo pubblicamente, l'insulto alla nostra intelligenza è avvenuto allorquando abbiamo chiesto alle aziende un semplice, visto che non siamo in grado di esprimerci tecnicamente, sia per competenza, parlo per me in questo caso,
ma sia perché non avendo un progetto di fronte, come facciamo a dire che impatti può avere sull'economia del territorio, sull'ambiente, se non c'è? L'unica cosa che siamo permessi di esprimere era l'impatto paesaggistico, l'impatto tecnico-visivo. E abbiamo chiesto quindi un render, un'immagine, una ricostruzione che ci potesse dare almeno qualcosa di chiaro, e loro ci hanno risposto che non c'era. Quindi un progetto di 4,5 miliardi di euro non ha un render. Questo mi sembra, lo dichiaro, un insulto alla nostra intelligenza, che seppur scarsa rispetto a multinazionali del genere, però ritengo che debba essere presa in considerazione. Quindi non c'era questo render, loro ci hanno rassicurato che ce l'avrebbero fatta avere dopo 15 giorni. Chiaramente i giorni sono passati, il render non arrivava e noi abbiamo deciso di indire questo altro consiglio comunale, e magicamente è uscito fuori questo render inviato ancora una volta una mail ordinaria, non alla PEC, per il quale ho pregato il sindaco di scrivergli e di dirgli che qualsiasi mail che riceviamo sui nostri contatti personali non ha assolutamente alcun valore. Devono passare tutte attraverso il protocollo, così come abbiamo fatto noi. Quindi questo è un altro fatto procedurale un po' particolare. Poi loro hanno fatto il render, chiaramente noi abbiamo appreso subito che questo, che già dalla ricostruzione artatamente creata dalle aziende per fare quella figura già faceva pena. Immaginiamoci poi a farlo veramente. E questo è un problema che, come diceva prima il consigliere Capraro, riguarda chiaramente tutto il territorio. Io vorrei soltanto aggiungervi qualcosina rispetto a queste posizioni, perché chiaramente in questi casi, come si diceva prima, poi il rischio è che queste aziende o altre espressioni del territorio che possono naturalmente essere di un'opinione diversa dalla nostra che stiamo esprimendo qui oggi, perché viva Dio siamo in un paese democratico, però non permetteremo a nessuno di darci, insomma, di contrastare le nostre ragioni del no, che non sono ragioni a prioristiche. Noi abbiamo, è tutto scritto. Abbiamo scritto su Facebook, abbiamo scritto sul giornale, abbiamo fatto l'intervista, quindi sta tutto lì, è tutto cristallizzato ovunque. Non soffriamo la sindrome di NIMBY, cioè non è che diciamo per Castro o tanto Santa Sara più pulita andiamo a inquinare Cerano, cioè noi non siamo nessuno per dare soluzioni, né tantomeno siamo deputati a cercare soluzioni alle aziende private. Cioè noi non abbiamo detto più in là sì, qua no. Noi diciamo che intanto il metodo è sbagliato. Uno, se è vero che il progetto è pronto per essere presentato, dov'è? Perché non viene mostrato? Questo semplicemente. E poi noi non abbiamo bisogno di essere accusati di essere sulla sostenibilità dell'ultima ora. Io adesso non voglio dire quello che questa amministrazione, perché mi permetto anche di parlare con non a nome, però per questi anni che ho vissuto, insomma, in amministrazione ho avuto modo di parlare con le amministrazioni limitrofe. Noi dal 2017 abbiamo chiesto l'area marina protetta, che non è arrivata, non certo per qualche no, perché è vero, qualche no, anzi qualche posizione dubbia c'era, è vero, adesso non rileva di chi, c'era, è stata chiarita subito, però ancora poi il 31-12 del 2017 c'è stato questo allungamento al quale io non ero favorevole, ma questa è un'opinione mia personalissima. Però fatto sta che comunque ad oggi non c'è un'area marina protetta. Perché? È dipeso dalle amministrazioni comunali? Non credo proprio. Ci sono le riunioni, ci sono i verbali, ci sono le richieste di accelerare sia ad Ispra che al Ministero dell'ex Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica. Abbiamo realizzato sul territorio una marea di interventi da subito in favore dell'ambiente e della transizione ecologica. Non c'era un ecocentro, l'abbiamo realizzato, abbiamo realizzato Adrinet con Interreg per raccogliere le reti fantasma. Abbiamo veramente fatto tanto, e voi sicuramente ce ne darete atto, ma sono fatti che stanno lì. Quindi nessuno può dire che ci interessiamo di ambiente come territorio soltanto oggi. Allora il punto di questa discussione qual è? Io intanto, contrariamente insomma al mio modo di essere, sono ottimista, perché se non valgono le ragioni di un territorio intero, cosa deve valere oggi? Cioè, che senso ha essere istituzioni, che senso ha essere territorio, che senso ha avere così tanti pareri univoci? Mai vista una cosa del genere.
Cioè, ci sono, prima ho visto forse Marcello Siclidi, Italia Nostra, ma Lega Ambiente Puglia, che non dico un'eresia, solitamente è favorevole alla transizione ecologica e solitamente è molto cauta nel dare giudizi, si è espressa sin da subito, avendo già incontrato le aziende, si è espressa contrariamente. Allora siamo tutti impazziti, siamo tutti diventati cementificatori, antiambiente, o c'è qualcosa che non va? Deve essere per forza distrutta l'economia di un territorio in onore della transizione ecologica, o possiamo invece tutti insieme diventare una straordinaria opportunità per questo territorio, ma non solo, di dimostrare a chi oggi governa, a chi oggi prenderà decisioni dal governo centrale, ma anche, consentitemi, alla Regione Puglia, che si può essere un laboratorio sull'equilibrio stesso della sostenibilità, cioè non ovunque, non a tutti i costi, in onore dell'ambiente. Va da sé che ci vuole una contestualizzazione. Questo è quanto, spero di non aver dimenticato nulla. Sono tra gli interventi, ricordiamoci che Dario Stefano mi ha pregato di leggere un suo intervento che è breve perché purtroppo non ci potrà essere. Gli assessori regionali dei Noci e Maraschi si sono già espressi, così come il presidente dell'ente Parco, i quali ci hanno chiesto insomma di ribadire la loro posizione contraria, non al principio quanto a questo tipo di progetto che, io vi ripeto, non c'è. Quindi c'è anche una questione di trasparenza. Io non voglio togliere altro tempo, ma sicuramente avremo modo poi di magari rispondere o approfondire durante i vostri interventi. Grazie ancora veramente per l'affetto che state dimostrando e per l'amore che state dimostrando non solo a Castro, ma a tutto il territorio. Grazie. Sindaco di Andrano, sindaco di Tiso, Antonio Cabellone, consigliere, Paolo Pagliaro, sindaco di Santa Cesaria. Allora facciamo in questo modo, vi avvicinate qui, parlate al microfono una alla volta. O c'è, ah no, c'è la velina, c'è il velino. Allora in ordine alfabetico, anche perché anche il primo che si è, prego, se c'è qualcuno che può passare. Salvatore Mosarò, sindaco di Andrano. Ringrazio innanzitutto il sindaco di Castro per l'invito che ha rivolto all'amministrazione comunale di Andrano, la quale ha subito colto questo invito ed è qui presente per dare un suo contributo. Io non entro nel merito delle questioni che già sono state evidenziate dal suo intervento, Presidente, e dagli interventi dell'assessore e dei consiglieri Capraro. Io farò brevissime considerazioni che vanno al di là, anche perché poi è inutile ripetersi su quella procedura che si sta adottando. Io penso che di fronte a una questione così rilevante dal punto di vista ambientale e paesaggistico, stiamo parlando di due risorse fondamentali che sono il mare e l'aria. Io penso che da un punto di vista proprio così di considerazione che va al di là della progettazione che è stata presentata da queste società, che di fronte all'utilizzo di queste risorse fondamentali per le comunità ci dovrebbe essere la massima attenzione. La nostra Carta Costituzionale dice che anche la libera iniziativa economica privata deve essere sempre orientata alle finalità di carattere sociale. Se c'è la libertà di iniziativa economica e privata di fronte a questo progetto, io ho delle perplessità. Io mi impegnerò con il Consiglio Comunale di Andrano e con la collaborazione con il Comune di Castro e con tutti i comuni che saranno disponibili, Presidente, a mobilitarci in maniera continua di fronte a questo tipo di, tra virgolette, di affronto, perché la prima cosa che avrei potuto fare, prima ancora di iniziare a mettere su carta qualsiasi tipo di idea progettuale, al di là delle miglia, dei chilometri marittimi che separerebbero la costa, di tutta la costa della Puglia, e ritengo che di fronte a queste tematiche non si tratta né di
Castro, di Andrano, della Puglia, del Salento, ma si tratta della comunità nazionale nella sua interezza. Io sarò curioso di vedere sulla base di quali elementi di interesse pubblico sarà il Ministero. Adesso io non so e non voglio cadere in errori procedurali quale sarà la procedura amministrativa autorizzatoria da parte del Ministero della Transizione Ecologica, del Consiglio dei Ministri. Stiamo parlando di risorse talmente importanti che richiederebbe sicuramente una sensibilità innanzitutto prima di cominciare a scrivere, prima di cominciare a fare eventualmente dei rendering. Quale interesse hanno le comunità che si affacciano sulla costa salentina di fronte a un interesse del genere, che è esclusivamente, penso, sicuramente speculativo? Se sono veri tutti i dati statistici, oramai penso acclarati, che l'Italia produce oltre il suo fabbisogno, e sicuramente anche la Puglia da questo punto di vista, per quanto riguarda la necessità energetica da fonti rinnovabili, penso che dovremmo, e sicuramente io non posso esprimere la volontà del Consiglio Comunale, perché a breve sarà convocato il Consiglio Comunale di Andrano, come penso i Consigli Comunali di tutte le comunità salentine, ma lo esprimo ovviamente a livello personale questa sera. La mia attenzione, la mia sensibilità, ma non è una sensibilità, un'attenzione di carattere pregiudiziale, perché di fronte ai beni comuni, quali l'aria, l'acqua, il mare, il territorio, non ci possono essere interessi speculativi da parte di alcun soggetto, né tantomeno di multinazionali. Io farò un approfondimento per vedere chi c'è come capitale sociale, chi è che si muove dietro a questo tipo di soggetti economici, senza nulla pregiudizialmente essere contro le iniziative, perché ovviamente l'imprenditoria va comunque salvaguardata in termini anche di occupabilità, eccetera. Però quando arrivano questo tipo di proposte di investimento, innanzitutto non soltanto a livello di amministrazione comunale, ma come diceva l'assessore Capraro, anche le singole formazioni sociali, che sono il tessuto connettivo di tutte le nostre comunità a livello di associazionismo, di volontariato, e io ne approfitto perché mi ha incaricato espressamente, altrimenti non mi permetterei di farlo, e domani mi ha detto che parteciperà al sit-in presso Santa Cesarea, se non vado errato, è il presidente della Proloco di Andrano, quindi esprime pubblicamente l'adesione anche della Proloco di Andrano a questo tipo di iniziative, per valutare attentamente che cosa c'è dietro questo tipo di investimento. E l'unica, penso, guida che potrebbe orientarci di fronte a questo tipo di investimento, e quindi noi ci muoveremo, sarebbe soltanto quella: se c'è un minimo di interesse delle nostre comunità verso questo tipo di investimento, altrimenti la battaglia a livello mio personale, penso che sarà condivisa dal Consiglio Comunale, sarà durissima e continua. Grazie a tutti. Grazie. Soltanto una precisazione: queste aziende rispondono, Salvatore, ad un avviso del Ministero del 25 giugno che chiede in breve tempo progetti di parchi eolici marini galleggianti offshore sul territorio, diciamo lungo la costa italiana. Noi sulle compensazioni, ho dimenticato di dirlo, abbiamo chiesto espressamente alle aziende di non parlarne affatto. Cioè noi, quando hanno iniziato a dire dove daremo, gli abbiamo chiesto di non aprire proprio il discorso, per questione di opportunità e di dignità. Poi più avanti eventualmente, speriamo di no, ma si potrà fare. Allora, c'era un po', però, diciamo, scusa la scuola, facciamo intervenire il consigliere Gabellone, che poi ha un impegno un po' più lontano, se permetti. Posso? Sì, buonasera, scusatemi, grazie sindaco per l'invito, un saluto a tutti gli amministratori di Castro, scusatemi per la posizione, diventa difficile non voltare le spalle a qualcuno. Un saluto a tutti i rappresentanti delle istituzioni, mi pare che qui questa sera siamo veramente diciamo presenti a tutti i livelli istituzionali. Andrò veramente per sintesi e mi scuso se ho chiesto di poter anticipare il mio intervento, perché a 40 km da qui ho un'altra iniziativa alle 20, per cui io avevo già preso questo impegno in precedenza, ma non potevo e volevo mancare questa sera. Diciamo, il primo punto da inserire in apertura è quello che bisogna prendere atto di quella che è la volontà del territorio e dei rappresentanti istituzionali del territorio. Questo è un dato
lo dico al vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili, a Paolo Pagliaro, ma anche, per carità, ci mancherebbe, ai parlamentari, senatori, senatore e diciamo onorevole che rappresentano questo territorio in seno al Parlamento nazionale, così come la provincia rappresentata ai massimi livelli. Dobbiamo prendere atto che questo territorio diciamo non gradisce, quindi uso un eufemismo, la attivazione di un progetto che vedremo, lo approfondiremo, apro parentesi, ne approfitto per portare a conoscenza dell'Assemblea l'iniziativa che ho messo in campo, cioè quella di chiamare in audizione le due aziende che promuovono il progetto nella Commissione Ambiente. Ho chiesto al Presidente Francesco Paolo Campo di convocare una commissione nella quale evidentemente le aziende verranno chiamate ad intervenire, alla presenza dei sindaci del territorio, alla presenza degli assessori all'ambiente e dell'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, del Presidente Emiliano, perché diciamo, è chiaro che prendere immediatamente contatto con quella che è la portata del progetto in tutti i suoi minimi particolari credo che sia un atto doveroso, così come evidentemente ci dovrà essere in rappresentanza dell'Università del Salento la possibilità anche di andare a capire e comprendere quali saranno gli impatti sulla ecosostenibilità di una ipotesi di realizzazione del progetto. E questo per diciamo, intanto proprio prendendo spunto, diciamo io l'ho fatto già, ma prendendo spunto da quella che in apertura è stata la dichiarazione del sindaco, e cioè che se da un anno che le società effettuavano degli studi, degli approfondimenti per evidentemente insediare il parco eolico qui, nessuno sapeva nulla, quindi non sapevano, almeno immagino, non si sapeva nulla in regione, non si sapeva nulla sul territorio, e quindi dall'alto così è piombato questo progetto sul quale evidentemente non si è inteso coinvolgere le comunità locali, non si è inteso coinvolgere e condividere con le realtà locali questa progettazione. L'altro contributo che ho inteso dare è una mozione in Consiglio regionale per stimolare il governo regionale a interloquire col governo centrale, qui la presenza dei parlamentari diventa assolutamente importante, interloquire col governo centrale per dare puntuale attivazione all'attuazione del parco che diciamo con la legge di stabilità del 2018, la 205 approvata il 27 dicembre del 2017, è stato istituito, ma evidentemente non è stato attivato. Anche su questo evidentemente bisogna riprendere un percorso che si è interrotto, è inutile andare a ricercare le responsabilità, bisogna fare in maniera unita, compatta, coesa e determinata una azione per riavviare un processo che evidentemente gli amministratori, presi da tantissimi altri problemi, hanno un po' diciamo, non hanno seguito, non hanno dato l'impulso, l'input necessario per portarla a compimento. Quindi io credo che su questo noi dobbiamo diciamo, ragionare, sull'entità. La Puglia, lo dicevamo poco fa, dal punto di vista del fabbisogno energetico, elettrico, produce quasi il doppio di quello che consuma, dà un contributo a livello nazionale che rappresenta in termini percentuali una quota elevatissima, quindi dal punto di vista della transizione ecologica, dal punto di vista dello sforzo che le comunità, la comunità, il territorio mette in campo per diciamo essere al passo con i tempi, credo che ci sia un contributo della Puglia in generale e del Salento in particolare importante. Anche questo è un altro tema da evidenziare, perché se apriamo un ragionamento che è di apporto su scala nazionale, è chiaro che dobbiamo tener conto del contributo che la Puglia e il Salento hanno dato per evitare che questo diventi un lembo di territorio diciamo che debba contribuire in maniera assoluta e totale
alla realizzazione di produzione di energia da fonti rinnovabili. Noi abbiamo contribuito perché diciamo, la nostra economia si fonda sul turismo, Castro, Otranto, Santa Cesarea Terme, ma io faccio riferimento a Ugento, a Gallipoli, a Nardò con le sue marine, a Porto Cesario, dall'altro lato a San Foca. E le battaglie che sono state compiute, e ci è stato detto che lì a San Foca rispetto al gasdotto TAP c'erano dei trattati internazionali, degli accordi internazionali su cui non c'era possibilità di resistere. Io credo che qui invece la materia, seppure tratta di energia, è legata a dinamiche e ad approcci differenti, e il territorio deve giocare la sua partita. Quindi in maniera diciamo netta, io mi auguro, e mi scuso, ripeto, se non potrò ascoltare diciamo il contributo degli altri sindaci, degli altri colleghi rappresentanti alle istituzioni, che mi farò carico di riprendere, di leggere i verbali, ma qui senza, in maniera chiara e netta, bisognerà dire da quale parte noi diciamo ci troviamo. Se ci troviamo da parte, dalla parte del territorio, ma non sindaco, diciamo assessore, vice sindaco, assessori, amministratori di Castro, dei comuni limitrofi, non per un no a prescindere, ma evidentemente valutandone quelle che sono le diciamo le condizioni, i riflessi che questa iniziativa comporta alla luce delle esperienze che noi abbiamo vissuto. Io vorrò coinvolgere, vorremmo coinvolgere, lo dico a Paolo Pagliaro, lo dico a Cristian Casili, la sovrintendenza, no? Che diciamo, nel caso di Otranto per esempio è stata inflessibile rispetto agli aspetti paesaggistici e l'ammontaggio, lo smontaggio per evitare di delle boe, diciamo dei pontili per andare a diciamo perché interessavano il paesaggio, interessavano la prospettiva, la visione d'insieme. Allora vorremmo capire anche qui se le nostre ragioni, le vostre ragioni, che sono le nostre ragioni, sono fondate su un no a prescindere, oppure se sono invece se alla base trovano delle motivazioni concrete, reali e assolutamente condivisibili. Bene avete fatto a lasciare per un attimo da parte le royalty, perché è chiaro che qui diciamo, non è possibile immaginare di far vedere il biscottino per poter prendere il grosso degli interventi. A noi non interessa se spostarsi a 40 km dalla costa può essere o no produttivo per da un punto di vista economico, a noi interessa la produzione di energia da fonti rinnovabili. Poi se questo per le società che lo realizzano è produttivo o no dal punto di vista economico, evidentemente se deve determinare all'ecosistema e al paesaggio dei danni e delle alterazioni, tenuto conto che l'economia di questo territorio, tenuto conto che la localizzazione avviene, così come la battaglia che abbiamo portato avanti insieme sulle trivelle, in un, diciamo, in un canale, non è un mare, è un oceano indiano e un oceano pacifico in cui evidentemente si è lontani da tutto e da tutti. Qui si è a pochi chilometri dalla costa e quindi evidentemente i riverberi, i riflessi delle attività svolte nella realizzazione, oltre che a tutto il resto, bisogna capire sino in fondo, e siamo diciamo consapevoli, quali danni andranno ad arrecare a quello che è l'ecosistema marino e a quelle che sono che è la visione del paesaggio. E quindi con un ottimismo, Alberto, lo dico a te che dicevi ad inizio del tuo intervento che eri ottimista, seppure queste battaglie sono battaglie complicate, complesse e difficili, con serenità ma con la ferma determinazione è un territorio, per quello che mi riguarda io sono accanto, a fianco al vostro territorio, cercando di muoverci con atti e con iniziative e attività che si sostanzino e che possano dimostrare che questa avventura va assolutamente scongiurata. Grazie.
Sono entrati nell'assemblea Francesca Longo, consigliere di Tricase, e Serena Ruberto, assessore di Tricase, e ci sono i saluti dell'onorevole Donno e del sindaco di Otranto, che aveva già confermato il fatto che non potesse essere qui. Quindi gli interventi, c'è Paolo Pagliaro, sindaco di... facciamo... Buonasera a tutti. Anch'io sono molto ottimista, perché credo che questa sia una battaglia che riusciremo a vincere. Noi siamo sotto attacco, ma non da ora, siamo sotto attacco da tantissimo tempo. Infatti ha citato Antonio le manifestazioni per esempio per le trivelle all'Euga, così come ci siamo ritrovati anche in occasione di un altro parco eolico che si vuole realizzare a Veglie, così come in un grande parco del fotovoltaico che è previsto a Nardò piuttosto che a Corigliano, Cutrofiano. Quindi siamo sotto attacco da tempo, però questa volta secondo me gli gira male, perché sono andati ad attaccare, hanno posizionato il missile sulla zona più bella del Salento, indiscutibilmente più bella. Voglio fare una citazione romantica, partiamo da questo. Siamo tutti venuti a Castro tantissimi anni, e andare a vedere l'alba la mattina, no? Magari seguendo la scia del sole che sorge, è una delle emozioni più belle che ci possano essere. Quindi questa volta, oltre alle montagne, questa bella cartolina delle montagne che vediamo dalla costa, dalle montagne d'Albania, questa volta secondo me non gli andrà bene, nonostante ci troviamo di fronte a delle multinazionali fortissime. Questa volta sento, e vi ringrazio per questo, amministratori di Castro, sindaco di Castro, Santa Cesarea, Otranto, insomma dei comuni vicinori, che finalmente il Salento è unito in questa battaglia. Ascoltando anche le dichiarazioni di altri esponenti politici, degli assessori Dell'Inoci e Maraschio, di Legambiente, che è vero, in tante occasioni è stato addirittura possibilista, anche su TAP l'abbiamo trovato possibilista. Quindi su questa battaglia mi sembra che ci siano le buone condizioni per poter riuscire a ottenere il risultato. Noi siamo quelli che qualcuno identifica come quelli del bla bla bla, del no a prescindere. Si stanno già attivando i difensori d'ufficio delle multinazionali e non del territorio. Però noi abbiamo delle idee molto chiare in questo senso, perché crediamo che con i numeri, con i dati, si possa smontare quest'idea di decarbonizzazione felice, perché questa nuova offensiva possiamo smorzarla e, diciamo, batterla con i numeri. Forse, e io ho voluto anche in questi giorni scrivere qualcosa sul Corriere del Mezzogiorno, ho avuto ospitalità dove con un lungo editoriale ho voluto fare un po' il punto della situazione, dando anche dei numeri precisi, no? La scienza ci dice di cosa sono fatti i pannelli solari e le paleoliche: sono fatti di cemento, di plastica, di acciaio, titanio, rame, argento, cobalto, licio e decine di altri minerali. Secondo uno studio pubblicato su Nature Geoscience, per convertire solo un settimo della produzione di energia primaria mondiale sarebbe necessario triplicare la produzione di calcestruzzo, quintuplicare quella di acciaio e moltiplicare di varie volte quella di vetro, alluminio e rame. La nostra dunque non è un'ostilità preconcetta, ma ragionata, perché crediamo veramente di essere ambientalisti, ma veramente ambientalisti. C'è qui, sei qui Marcello, dove sei, fatti vedere, eccolo qui, da anni che ci diciamo tutto questo, no? L'ambiente si protegge veramente, ma non con queste idee che sono tutte speculative. Ragione l'amico che ha intervenuto prima, sono speculazioni vere e proprie, non hanno nulla a che fare con la transizione ecologica. Ecco perché dobbiamo opporci, anche ragionando con i numeri.
c'è un problema serio che non riguarda soltanto questo parco eolico. Su questo parco eolico combatteremo, a proposito, domani mattina c'è questo sit-in a Porto Miggiano, dove mi auguro che ci siate tutti, così come ci siano i cittadini, perché qui la maggior parte di noi sono amministratori, istituzioni, ma il coinvolgimento deve essere totale, deve essere da parte di tutti i cittadini, perché questa nuova coscienza, il Salento finalmente la deve acquisire, una coscienza che ci porterà, mi auguro, finalmente a superare tutti i gap che abbiamo, ci porterà finalmente a diventare centrali in una politica che miope ci ha sempre considerato la Cenerentola d'Italia. Io non voglio fare l'elenco delle battaglie che portiamo avanti, sono tantissime, però questo potrebbe essere l'avvio di una nuova fase di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dell'unità di intenti da parte di tutti, Cristian, Antonio, Marcello, gli altri amici, Maurizio, cioè uniti, Fabio, uniti, al di là di ogni schieramento politico. Questa è una battaglia di territorio, come tutte quelle che proviamo a portare avanti da tempo, da tanto tempo, anche quella dei pannelli del fotovoltaico, sono state battaglie che abbiamo portato avanti negli anni, ricorderete le 10 battaglie di Telerama varate a febbraio del 2007, 14 anni fa, e purtroppo sono tutte lì, ancora, irrisolte. E allora, che sia la volta buona, ritroviamoci uniti, perché ci sono 400 richieste in Regione Puglia che giacciono, Cristian, 400 richieste. E sono già partite le lobby, sono già partiti i difensori di queste richieste. Ci fanno passare come se fossimo quelli del bla bla, del no a prescindere. Non è così, abbiamo già dato, è vero. La Regione Puglia ha già prodotto a sufficienza energia da fonti rinnovabili. Abbiamo il 10% della produzione nazionale, il doppio della produzione nostra. Quindi abbiamo già dato, e questa non è una frase fatta, così non è una frase fatta quella che dice che la bellezza non è un bene trattabile, non c'è trattativa sulla bellezza. La bellezza della nostra terra è assolutamente un patrimonio che dobbiamo conservare con tutte le nostre forze, con tutte le nostre energie, e non è solo questo parco eolico. Gli è andata male, perché questa cosa qui solleverà finalmente la coscienza di tutti. La scelta scellerata di questo luogo sarà la fine, mi auguro, delle speculazioni sul nostro territorio. Io sono fermamente convinto che questo potrà avvenire. Ci sono altri modelli per poter prevedere una produzione di energia rinnovabile? Ci sono. Io ho voluto citarne uno lontano da qui, che è quello di Valsabbia, che sarebbe una vallata nel Bresciano, dove 10 anni fa 25 comuni si sono messi insieme per costruire un impianto fotovoltaico da risanare una zona che era contaminata. Il risultato è che l'impianto produce un utile per 1 milione all'anno, oltre a soddisfare chiaramente il bisogno energetico di quella comunità, perché poi alla base c'è questo. Un altro esempio virtuoso è quello di Melpignano, senza andare così lontano, no? L'energia si può produrre, l'energia pulita, ma deve essere a beneficio di tutti i cittadini. Lo facciamo sui tetti, sulle aree di parcheggi, nelle zone industriali. Ci sono tante nuove tecnologie, addirittura c'è chi pensa di poterlo fare utilizzando il catrame, l'asfalto delle autostrade. Voglio dire, ci sono tanti altri sistemi. Queste speculazioni sul nostro territorio non possiamo consentirle più. Ma non soltanto questo però, eh. Io vi invito sin da ora a tutte le altre iniziative che faremo insieme per proteggere e difendere la nostra terra. Questa è un'autodifesa, legittima difesa, e dobbiamo farlo veramente tutti uniti e tutti insieme. L'altro giorno Gian Antonio Stella scriveva sul Corriere della Sera: la bellezza per l'Italia è un bene non trattabile, la bellezza per il Salento e per la Puglia è un bene non trattabile, e poi faceva riferimento proprio a noi. A proposito dei pannelli del fotovoltaico, non ci dimentichiamo mai già quello che abbiamo subito in questi anni, eh? Non ce lo dimentichiamo. Il GSE ci identifica come il polo con maggiore concentrazione d'Europa di pannelli fotovoltaico. Cioè, che dobbiamo fare di più? Quindi questo è un episodio straordinario, però non perdiamo di vista tutto il resto. E Gian Antonio Stella dice, proprio riferendosi ai pannelli del fotovoltaico del Salento, impianti da fare accapponare la pelle a quanti amano il paesaggio e il patrimonio culturale.
Noi facciamo battaglie da sempre per il nostro paesaggio, per i nostri beni culturali. Guardate qui cosa c'è. Qui cosa c'è? A proposito, ci sarà presto anche una mozione mia sul parco archeologico di Castro. E quindi dobbiamo essere uniti fino in fondo. Anche ci sono dei dati dell'ISPRA che parlano chiaro. Se si sfruttassero i tetti degli edifici esistenti, gli ampi piazzali associati a parcheggi, aree produttive e commerciali, le aree dismesse o siti contaminati, si stima che potrebbero essere installati pannelli per una potenza totale più che doppia rispetto ai gigawatt fissati dal Piano Nazionale Integrato dell'Energia del Clima. Quindi ci sono le possibilità differenti. Non ci vengano a raccontare che solo così si può prevedere la transizione ecologica. Ci sono modelli e sistemi che gli scienziati ci hanno identificato, ma principalmente che possa essere un bene di tutti la produzione di energia pulita e non delle grandi multinazionali. Questo è il messaggio principale. Dopodiché anch'io voglio annunciarvi alcune iniziative che ho posto in essere in Consiglio regionale. Abbiamo previsto un'interrogazione dove vorremmo che si esprimessero pubblicamente, ufficialmente in un consiglio regionale, gli assessori che hanno già dichiarato di essere contrari a questo impianto offshore, così come ho presentato immediatamente una mozione per impegnare il governo regionale a prendere una posizione netta e chiara, dove il presidente Emiliano, che mi auguravo di vedere qui per la verità, perché questo è un tema che non può riguardare sempre soltanto noi, e a Bari si devono una volta per tutti rendere conto che questo territorio non è possibile che venga considerato sempre come l'ultima ruota di scorta. Non è possibile. Il presidente Emiliano, che so che era qui oggi a pranzo, ieri a Galatina, a Galatone, cioè io pensavo sinceramente, beh, sicuramente ci onorerà della sua presenza e ci dirà che intenzioni ha la giunta regionale e il governo regionale. Noi comunque abbiamo predisposto una mozione e pubblicamente proveremo ad avere già risposte al prossimo Consiglio Cristiano, che è il 23. Io chiederò nella conferenza dei capigruppo di anticipare questa mozione in modo che si possa avere una risposta immediata, in modo che si fermi questa deriva assurda di conquista di questo territorio da parte delle multinazionali. Dopodiché ho chiesto mesi fa, rinnovo la richiesta visto che abbiamo qui il vicepresidente del Consiglio, un consiglio monotematico in regione, che si discuta apertamente, in modo che riusciamo a capire chi sono i difensori d'ufficio delle multinazionali e chi sono i difensori del territorio. Ecco, che sia chiaro, si sappia chi, nome e cognome, si opporrà alla nostra battaglia e chi invece agevolerà e favorirà le multinazionali che vengono qui solo con un interesse, speculare sulla nostra testa. Noi non siamo disponibili. Leggo il messaggio di Dario Stefano. Senatore Dario Stefano, sono sinceramente dispiaciuto di non poter partecipare all'occasione della discussione collettiva che il Consiglio Comunale di Castro offre su un tema difficile e complesso, quale quello della transizione energetica, dell'approvvigionamento di energia e delle fonti rinnovabili. Impegni già in agenda da tempo mi tengono lontano da Lecce e quindi mi impediscono a partecipare così come avrei desiderato. Il mio auspicio è che la vostra discussione esca dai recinti ideologici e dalle convenienze con cui spesso il populismo ammanta la discussione politica e sappia piuttosto affrontare con responsabilità anche la sfida con la quale siamo chiamati a misurarci, non solo per l'impegno di affrontare le criticità del presente, ma soprattutto per il dovere che abbiamo nei confronti della Next Generation, per la quale spesso annunciamo, lisciando il pelo alle loro denunce, salvo voltarci dall'altra parte quando siamo chiamati a decidere. Resto in ogni caso disponibile ad interloquire sugli esiti che questa discussione saprà consegnarci. Dario Stefano, penso che la sua preoccupazione sia ampiamente, vuol dire, risolta. Ora, siccome abbiamo gli interventi Salvatore Colucci, Pasquale Breve, Andrea Ciardo, Tarantino, Macculi, Fitto, Casili, cercheremo di essere un po' più brevi. Grazie. Sicuramente breve, no? Va bene così, sì. Buonasera a tutti, sono Salvatore. Ah, mi metto qua, va bene. Non volevo voltare le spalle, non volevo. Esatto. Buonasera a tutti, sono Salvatore Colucci, ne ho eletto sindaco, sono uno dei piccolini, comuni piccolini che contano la briciola di pane, il grano di sabbia nel deserto. Come mi pare che comunque se noi continuiamo a fare questo tipo di riunioni,
saremo sempre più piccolini e rappresenteremo sempre i granelli di sabbia. Ha fatto bene il sindaco di Castro a convocare l'assemblea, mi pare il 30 di ottobre, e mi aveva invitato, non ho potuto partecipare. Appena ho ricevuto l'invito mi sono documentato, effettivamente la prima uscita a conoscenza forse di qualche cittadino è stata l'ANSA, che ha pubblicato un articolo dicendo che c'è questo mega parco che dovrebbe sorgere tra la costa, di fronte alla costa, tra Otranto e Castro. Per cui non è vero che nessuno sapeva nulla, perché se l'ANSA lo sapeva, e mi sorprende quando il Ministero fa finta di non sapere nulla, o mi sorprende quando l'assessore, comunque, o i due assessori regionali dicono di non sapere nulla. Non ci credo che non sapevano nulla, per un semplice motivo. Io 20 anni fa, c'era sindaco Giuseppe Accogli ad Andrano, volevamo mettere una paleolica, perché venne qualcuno a suggerirci di mettere una paleolica. E prima di dire se volevamo metterla, disse che chiedeva l'autorizzazione a noi di posizionare un anemometro a che potesse verificare esattamente il vento che c'era e se era favorevole o meno a posizionare quella paleolica. Per cui queste società, non è vero che sono calate dal cielo e vengono oggi a presentare forse un progetto che nessuno sapeva nulla, perché presuppongo che se non la Regione Puglia, ma qualcuno da parte del Ministero, o di, non so di quale altro Ministero, comunque, o di quale altro ente, avrebbe dovuto consentire l'autorizzazione a che facessero un rilievo, non so con quali strumenti. Allora la paleolica si prendeva con l'anemometro a terra, oggi forse a mare lo prendono con le navigazioni, con le navi, non so. Comunque una autorizzazione devono averla, sicuramente dovevano averla, perché uno non può fare rilievi autonomamente senza comunicare niente a nessuno. Detto questo, e credo di non dover chiarire molto, perché il presidente Gabelloni ha parlato, il consigliere Paolo Pagliari ha parlato, io dico, propongo una cosa, perché se noi facciamo un sit-in domani a Porto Cesareo, poi c'è il sindaco di Santa Cesarea, ne fa un altro consiglio domani, poi usciranno tante delibere di consigli monotematici che noi facciamo, dove diciamo che siamo tutti contrari, ma non abbiamo sortito nulla. Allora, propongo, noi dobbiamo, grazie al sindaco di Castro che ha preso per primo l'iniziativa, e io credo che lui debba continuare questa iniziativa, non per avere la genitorialità dell'inizio, no, glielo diamo e diciamo: prendi l'impegno e convoca tutti i sindaci che vanno da Castrignano del Capo sino a Lecce, Lecce compreso, con capofila il presidente della provincia che rappresenta istituzionalmente tutti i comuni della provincia di Lecce. Facciamo una riunione lunedì. Il presidente comunque viene, andiamo sulla sede Palazzo Celestini, sede istituzionale, ci riuniamo tutti i sindaci, stiliamo un documento e lo inoltriamo agli assessori competenti regionali, al ministro comunque della transizione ecologica Cingolani, se c'è la necessità di inoltrarlo anche al ministro della marina mercantile, del mare, della navigazione, io non so a chi dovremmo inoltrarlo, però facciamoci sentire con un documento scritto serio, in modo che si vede che la comunità leccese, la comunità salentina, la comunità pugliese non è dormiente e che si muove, e si muove facendo anche capire che non è che lo stiamo scoprendo così per caso e che anche loro l'hanno scoperto per caso, perché vedo che Dario Stefano dice non posso partecipare, ma non credo che non sapesse nulla sino a mo di questa cosa. Non vedo perché deve dire che sono contrari l'assessore Maraschio o l'assessore degli Noci, e sino a mo non hanno saputo nulla. Si doveva muovere il sindaco di Castro, perché se non si muove il sindaco di Castro il 30 di ottobre si sarebbe mosso qualcuno, forse sarebbe passato tutto inosservato. Questa è la realtà. Allora la propongo, poi posso anche non accogliere questa proposta, però noi dobbiamo organizzarci in questo modo, così come dicono, togliendo di mezzo la linea politica, la corrente politica. Noi siamo cittadini e noi chiediamo comunque a chi ci rappresenta istituzionalmente di poter comunque realizzare quello che noi vorremmo, quello che non si realizzasse il parco eolico, questo vorremmo. Per poter non farlo realizzare, come possiamo fare? Intervenire subito, perché già siamo ad un anno e mezzo di distanza, se è vero che un anno e mezzo fa hanno incominciato a fare i rilievi, perché così vi hanno detto. E mi permetto, avreste dovuto non invitare le società.
No, perché già comunque abbiamo dato importanza. Abbiamo dato importanza. Chi sono questi? Cioè, non possono venire da noi a calarci dal cielo. Con le autorizzazioni comunque, sicuramente. Salvatore, abbiamo dimostrato di essere corretti. No, non sto dicendo. Per dire, cioè, forse abbiamo anche sbagliato a fare questo, però non abbiamo fatto nulla di male, che è irrecuperabile, fermo restando che ripropongo quello che ho detto poc'anzi. Grazie a tutti. Bravo. Grazie a voi. Noi gli abbiamo già detto che non li vogliamo più incontrare, comunque, giusto per intendere, anche perché poco fa, prima del consiglio, hanno inviato un comunicato stampa dove pubblicano ulteriori foto, dove, insomma, vabbè. Andiamo oltre. Allora, chi c'era? Forse Fabio, visto che sei stato chiamato in causa alla provincia. Poi Pasquale, no, scusami. Sì, sì. No, cercavo di dare un ordine logico, visto che ha chiamato in causa anche la provincia. Fabio Tarantino, sindaco di Martano e consigliere provinciale. Poi Pasquale Breve, sindaco di Santa Rosaria, che sta già attendendo da un po'. Scusami Pasquale. Sì, grazie e buonasera a tutti e a tutte. Porto il saluto ovviamente del presidente della provincia, anche se qui è presente, sono presenti anche altri componenti del consiglio provinciale. Prima c'era il nostro capogruppo Ipazio Morciano, quindi la provincia c'è ed è ovviamente al fianco della comunità di Castro e di tutti i comuni interessati. Voglio dire che noi abbiamo ricevuto una lettera per un incontro l'altro ieri e abbiamo rifiutato di incontrare la società se non prima incontriamo le comunità del territorio per capire come stanno le cose e soprattutto per conoscere i progetti. Quindi noi siamo al vostro fianco e l'abbiamo già dimostrato rispedendo al mittente la richiesta di incontro che la società ha fatto alla provincia di Lecce. Quindi questo è un primo punto. Inoltre noto che sono presenti i consiglieri regionali, che saluto, e altri sindaci e vorrei, come dire, purtroppo comunicare che io in data 13 ottobre sono stato contattato da un giornalista di Repubblica, no, del Corriere della Sera, Tortora se non erro, che mi chiedeva se agli uffici della provincia, al settore ambiente, fosse arrivata una richiesta simile, sindaco, per la zona che va da Vernole. Adesso vi leggo il messaggio perché mi sono informato e non era presente nulla agli uffici della provincia, quindi già prima di questa richiesta, di questa notizia che riguarda il comune di Castro, mi scrive questo giornalista del Corriere della Sera. Dice: buongiorno Presidente Tarantino, sono Francesco Tortora del Corriere della Sera, l'azienda si chiama Iron Solar SRL, scrive questo giornalista, e ha presentato un progetto di 40 pale eoliche nel mare tra Vernole e Lecce, attendo sue info, però voleva sapere se al settore ambiente fosse arrivato della provincia. Quando noi abbiamo chiesto se ce ne fossero delle altre, ci hanno detto: guarda, noi qui lo possiamo realizzare, perché fino a Brindisi, c'è da Brindisi a Vernore e ce ne abbiamo un altro noi, e poi fino a Vernore, cioè dopo Vernore ce ne sarà un altro di un'altra azienda. Quindi quello che voglio dire è soprattutto, non soltanto diciamo ai sindaci, ma soprattutto ai consiglieri regionali, che sono in prima linea sicuramente e saranno in prima linea su questa battaglia, che tutto il canale d'Otranto è interessato da questa tipologia, come dire, di investimenti, cioè c'è un appetito di investimento su tutto il canale d'Otranto, quindi non escludo che ci sarà a breve anche presentato un progetto che va da sud di Castro, diciamo, per arrivare fino all'Euca. Quindi voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una mobilitazione che deve riguardare tutta la provincia e la realizzazione delle aree, diciamo, dei siti di interesse comunitario e delle aree protette, quindi di tutta la possibilità, no, di tutela che possiamo mettere in campo, deve riguardare tutto il canale d'Otranto, perché altrimenti rischiamo di fare
la battaglia su un punto e non su un altro. Ovviamente, come mi suggerisce con il braccio il consigliere Pagliaro, anche l'area ionica potrebbe essere interessata da... Queste richieste però, consigliere, non sono arrivate ancora alla provincia e vi informo pure che c'è tutta una situazione che riguarda la Regione Puglia e le province relativa anche alle competenze e a dover sviluppare tutte queste richieste, perché c'è un problema legato anche alla necessità di dover esperire tutte queste pratiche, di dover sviluppare queste pratiche e di dover dare delle risposte. Quindi chiedo ai consiglieri regionali presenti, di qualsiasi colore essi siano, e ovviamente alle province, di aumentare la sinergia e la collaborazione in modo da poter dare un atto di indirizzo politico, ma anche di mettere a disposizione il personale, le competenze per poter supportare i comuni, perché io mi medesimo ovviamente, così come faccio da sindaco per il parco eolico che ha interessato Carpignano, no? Al confine con Martano, mi medesimo nei panni del sindaco di Castro e ovviamente dico come fa una piccola comunità a schierarsi contro questi colossi. Non fosse altro che abbiamo tutti detto che non abbiamo visto il progetto, ma già l'idea ci terrorizza, già l'idea ci mette, come dire, no, sull'attenti. Quindi queste comunità, queste piccole comunità con cui è formato il Salento, hanno bisogno del sostegno e della coesione di tutti quanti. Noi siamo ovviamente, ripeto, al vostro fianco e una volta che faremo gli incontri in provincia, quindi ci convocheremo a vicenda presso Palazzo dei Celestini, come diceva il sindaco che è intervenuto prima di me, e ovviamente cercheremo di trovare una linea condivisa di battaglia, ovviamente di contrarietà, perché le energie rinnovabili non possono essere trattate alla stessa stregua, no, del concetto di estrattivismo, ovvero di uno sviluppo massivo e di uno sfruttamento solo da una parte. Se le energie rinnovabili servono come servono, devono essere anche utilizzate in maniera democratica e sviluppate in maniera democratica. La Regione Puglia ha fatto anche le leggi sulle comunità energetiche, quindi noi su questi temi, su questo dobbiamo lavorare e dobbiamo avere il coraggio di dire no e di puntare i piedi. Grazie. Altro va chiesto? Dopo Andrea Ciardo. Poi c'era anche il sindaco di Vernere, che se non ero l'ho visto prima che aveva chiesto. Buonasera a tutti, un saluto alle autorità, grazie all'amministrazione di Castro. Chiaramente anche noi come Santa Cesarea siamo interessati fortemente, anzi forse più di voi, in quanto noi abbiamo doppio impatto, oltre ad avere quello a mare. Questi cavi, tutta questa elettricità che viene prodotta deve passare da qualche parte. E da dove la fanno passare? Da Santa Cesarea, precisamente dal punto della Fravola, perché sembra il punto di approdo più vicino. Quindi oltre noi ad avere tutte queste impalcature a mare, altre 250 metri, non sto qui a ripetere il progetto che hanno in maniera molto egregia sviluppato chi mi ha preceduto, abbiamo anche questo cavitotto che arriva alla località della Fravola e poi da lì che cosa fa? Chiaramente assisteremo a degli enormi tralicci, a dei pali e così via, che chiaramente avranno un ulteriore impatto sul territorio. Noi ieri come Consiglio Comunale ci siamo già espressi unanimemente, minoranza e maggioranza, dando un secco no proprio allo sviluppo di questo progetto sulle coste del Salento, dell'area sud-est del Salento. Ma siamo contrari non perché per partito preso a prescindere, ma siamo contrari innanzitutto perché, come ha detto già chi mi ha preceduto, la Puglia e il Salento ha già dato. Noi non vogliamo trovare delle soluzioni per l'impresa, per le holding, ma sicuramente questo territorio ha già dato e secondo me non è il momento né il luogo adatto per sviluppare questo progetto che è fortemente impattante. Oggi voglio fare anche due considerazioni di carattere pratico, Luigi. Chiaramente sono contento, come ha detto lui il consigliere Pagliaro, che tutti qui presenti, gli enti istituzionali, siamo tutti convinti, siamo tutti
straconvinti di dire tutti no alla realizzazione di queste megastrutture, di questi progetti. È chiaro che oggi nei vari consigli comunali tutti quanti approviamo il no a questi progetti, quindi possiamo dire che nasce un tavolo unico del no. L'importante è che tutti quanti ci mettiamo la mano sul cuore, la mano sulla coscienza, questo no rimanga sempre no, perché poi è facile che qualcuno che siede su questi tavoli del no, non vorrei che lo trovassimo seduto su qualche altro tavolo, non so a quale titolo, e se chiaramente qualcuno fa, a questo punto qualcuno lo troveremo su qualche altro tavolo, sicuramente perderemo questo tavolo stesso, il tavolo del no perderebbe la forza incisiva di portare avanti questa battaglia, in quanto queste holding, penso sono chiaramente delle holding commerciali, il loro obiettivo è quello di trovare la breccia, il punto per poter entrare nelle amministrazioni, per poter entrare sempre in maniera pacifica, leale, legale, per trovare il punto per poter trovare la soluzione a tutte queste problematiche. E chiaramente questa l'hai vissuta pure tu, no? Quando sono venuti hanno detto forse facciamo un cono, che lo orientiamo in modo che tu non vedi da Castro, e che io sono sicuro che tu hai rispedito tutte le affermazioni al mittente, altrimenti voi verrebbero da me e direbbero no, noi orientiamo il cono verso Castro, verso tanto poi andrebbero da Otra e dire lo orientiamo verso Leuca, e questo chiaramente tutto perderebbe il significato di tutta questa battaglia, di tutto questo secco no che stiamo dicendo. Quindi speriamo che tutto questo rimanga sempre un unico tavolo istituzionale, il cosiddetto tavolo del no. Possiamo fare delle riunioni a Castro, a Santa Cesare, la possiamo fare ad Otranto, la possiamo fare a Diso, la possiamo fare a Porto Cesareo, in qualunque posto del Salento la facciamo, l'importante è che il nostro grido sia sempre quello di no, non per partito preso, ma semplicemente perché questo è sicuramente il posto più bello d'Italia, non della Puglia, e noi abbiamo il diritto di tutelarlo con i denti e proprio alzando le palizzate tutti i modi. Un'altra considerazione pratica è che spesso adesso si sente per strada, sì, caro sindaco, cari consiglieri, penso che a te l'abbiano detto, se lo vogliono mettere le mettono, tanto ormai queste sono delle grosse holding che vanno al ministero. Penso che non sia così, noi dal punto di vista pratico abbiamo uno strumento molto forte che è stato ricordato anche prima, ed è proprio quello dell'istituzione dell'area marina, un iter che è iniziato anni fa e che non è andato avanti, in quanti se noi oggi acceleriamo l'istituzione dell'area marina protetta sicuramente metteremo un grosso impedimento alla realizzazione di questo parco eolico. Chiaramente ciascuno di noi, in base al ruolo che ricopre, in base all'ente di cui fa parte, secondo me già da domani mattina dovrebbe mobilitarsi ad accelerare il processo di istituzione dell'area marina protetta, i comuni, la regione, la provincia, io non voglio dare colpe a nessuno, ma sicuramente c'è quest'iter in corso e quest'iter va accelerato, e tutti quanti oggi siamo chiamati proprio a far sì che nasca quanto prima quest'area marina, perché secondo me è l'unico strumento che abbiamo proprio per mettere un punto fermo e dire no con i fatti alla realizzazione di questi grossi impianti eolici, in quanto costituendo l'area marina che va da Otranto fino a Santa Maria di Rega sicuramente metteremo un punto fermo a dire no alla realizzazione del parco eolico. Mi auguro che questi incontri si faranno in tutti i comuni, perché siamo tutti interessati, non è vero che è interessato solo Castro, Santa Cesarea, Otranto, se si mettessero queste pale si vedrebbero da tutte le parti, basti pensare che noi da Santa Cesarea vediamo Leuca, basta andare a Tricase per guardare verso a sinistra e si vede Palazzo Sticchi, Palazzo Sticchi è un palazzo alto 7-8 metri, non è alto 250 metri come queste pale eoliche, e si vede benissimo da Marina Serra, quindi queste barzellette che ci raccontano che queste pale si vedrebbero di 1,5 cm, 2 cm, poi non si sa in che scala costruiscono questi rendering, sono semplicemente delle storie che ci raccontano semplicemente per far breccia o per trovare la condivisione del nostro territorio. Quindi spero che tutti insieme stiamo sempre uniti per portare avanti questa battaglia del Salento e a difesa delle nostre coste e del nostro mare. Grazie. C'è Andrea Ciardo, poi Cristian Casili, poi c'è Maccuri, Fitto, Carità. Buonasera a tutti, sono Andrea Ciardo, il vice sindaco di Tricase. Vorrei ringraziare il sindaco di Castro e il vice sindaco Capraro, perché questa sera ci stanno dando l'opportunità di ribadire una cosa molto semplice.
Siamo partiti col tema della transizione ecologica. Oggi credo di poter affermare che qui si sta ripetendo un concetto molto chiaro. Stiamo parlando di partecipazione, stiamo parlando forse anche di transizione culturale. Perché se prima abbiamo ascoltato che questi progetti ci vengono calati all'alto, che questi progetti nascono da avvisi a livello nazionale, a livello internazionale, noi oggi stiamo semplicemente dicendo una cosa: noi non conosciamo questi progetti, noi ci stiamo esprimendo sulla volontà delle nostre comunità di acquisire informazioni, di acquisire documenti e di non fermarci più sul tema delle compensazioni, perché se delle multinazionali, anziché spedire ai nostri comuni, alla provincia, alla regione, i progetti e i render, puntano invece a parlare già sui giornali con i loro comunicati stampa di compensazioni, di posti di lavoro che si dovrebbero generare, ecco, forse è arrivato anche il momento di dire che noi come comunità, non solo della provincia di Lecce, ma in generale, ci siamo stufati di questa logica del o l'ambiente o il lavoro, o lo sviluppo o l'economia. Noi dobbiamo essere stanchi. Sì, è una riforma, ha assolutamente ragione il sindaco, e questa è una forma di ricatto sociale a cui stiamo assistendo. Di conseguenza sono felice, diciamo, di partecipare a questo Consiglio Comunale Aperto, perché abbiamo bisogno di ribadire questo. Noi vogliamo partecipare, noi vogliamo ascoltare i nostri cittadini. Il PNRR ci dice che dobbiamo aggregarci per sfruttare le opportunità. Ecco, noi qui invece ci vogliamo aggregare per ascoltare il nostro territorio e, diciamo, ribaltare questa logica della politica. La politica adesso parte dal basso e non ci opponiamo a prioristicamente. Noi vogliamo essere informati perché i nostri cittadini ci chiedono questo. Noi vogliamo essere informati per partecipare, sapendo già che noi, il nostro patrimonio ambientale, il nostro patrimonio immateriale, perché c'è anche questo, c'è un tema culturale qui che si sta giocando, non lo svendiamo nemmeno per un posto di lavoro. Sacrosanto sì, ma è come sacrosanto il nostro patrimonio culturale e ambientale. Grazie. Grazie Andrea, hai ricordato il tema dell'identità che è caro a tutte le estrazioni politiche. Allora, Cristian Casili, vicepresidente del Consiglio regionale. Grazie e buonasera a tutti. Mi associo ai ringraziamenti dei colleghi che mi hanno preceduto, a tutte le autorità, ai consiglieri, ai cittadini, a tutto il territorio che sta partecipando attivamente da un po' di giorni, e questa serata ne è la dimostrazione, circa quest'opera di cui però noi non conosciamo la progettualità, cioè noi non siamo entrati nel merito di questa progettazione, ma ci siamo allarmati giustamente, perché ad essere interessata è uno dei tratti di costa più identitari della nostra regione, che come sapete è una delle regioni più peninsulari del paese, con quasi 900 km di costa, e il tratto che va da Otranto, poi attraversa Santa Cesaria, Castro, fino a giungere alle parti di Leuca, è uno dei tratti, per questioni orografiche e di esposizione, più identitari della nostra regione. È evidente che la preoccupazione è la ricaduta del peso economico e sociale che potrebbe avere quest'opera. Noi siamo, chi mi ha preceduto lo ha detto, in uno dei tratti più caratteristici, perché di fronte a quel tratto di costa c'è lo skyline, direi uno degli skyline più prestigiosi e più sensibili di tutta la costa, che parte da Leuca fino ad arrivare sul subappennino d'Auno, perché ci espone ai monti Acroceraunii dell'Albania, che come sapete sono una delle immagini. E le immagini non sono soltanto romanticismo, le immagini hanno un peso economico che si ripercuote poi sul nostro turismo, sulle modalità di abitare e di vivere anche il nostro territorio. Non sono d'accordo con quello che ha detto il mio amico
a cui voglio bene, stimo, Fabio Tarantino, io di barricate ne ho viste su questo territorio e sono stato anche artefice di queste barricate. A 45 anni ho un po' di responsabilità in più, almeno mi sento di avere un po' di responsabilità in più, e non voglio più fare la fine dei galletti di Renzo Tramaglino di manzoniana memoria, perché bisogna essere attenti, bisogna tutelare le nostre comunità, i miei colleghi consiglieri regionali. Noi in regione peraltro non abbiamo conoscenza di questo progetto, così come la conoscenza su questo progetto non ce l'ha il territorio, ed è importante invece entrare nel merito dei progetti, è importante conoscere i progetti, è importante nella stessa stregua, nella stessa misura, tutelare e difendere in ogni modo il nostro territorio. Questo è indubbio. È vero che si è aperto un iter di istituzione dell'area marina protetta. Io nella passata legislatura ho cercato di favorire, anche se voi sapete le competenze sono competenze ministeriali nel momento in cui si devono istituire le aree marine protette, però questo comunque non ci avrebbe tutelato al 100%, perché poi si individuano degli specchi a mare, così come avviene nelle aree SIC, nelle aree ZPS su superficie terrestre, che hanno un certo limite geografico. È importante sicuramente considerare un passaggio fondamentale dell'iter di istituzione dell'area marina protetta, perché è evidente che se si sta per istituire un'area marina protetta ci sono delle vocazioni ambientali, ecosistemiche legate ad habitat ben precisi, che ci fanno capire quanto il tratto di costa e i tratti di specchio a mare interessati siano importanti dal punto di vista ambientale. Questo è un ulteriore passaggio che non va assolutamente sottaciuto. Ecco perché quando giustamente il sindaco di Santa Cesarea lamenta di un possibile passaggio, ma questo progetto però ancora non c'è chiaro, noi abbiamo soltanto una ipotesi progettuale, ma i progetti non si fanno sulle ipotesi. Come oggi durante l'inaugurazione del Teatro Cavallino Bianco, in quel di Galatina, stamattina l'assessore dell'Inoci, con il quale condividevamo un approccio, un'altra questione importante è che occorre sui territori non già solo conoscere la natura dei vari progetti, ma essere informati sulla pianificazione nazionale energetica che c'è, in un momento molto importante in cui noi dobbiamo sicuramente favorire passaggio verso fonti rinnovabili. È indiscusso, perché se fino ad oggi abbiamo subito quella scellerata, lo ricordava il collega Pagliaro, quella scellerata presa d'assalto, quello scellerato preso d'assalto dei pannelli fotovoltaici su suoli agricoli, su suoli produttivi di prima e seconda classe, con un depauperamento di una risorsa molto importante per la nostra regione, è dovuta soprattutto per un motivo, in una mancanza di pianificazione che potesse in un certo qual modo dare le tracce e i fili di un percorso che però fossero puliti, ben organizzati, senza andare all'arrembaggio, non comprendendo quali aree potevano essere interessate piuttosto che altre. Abbiamo una serie di aree degradate, marginali nella nostra regione. Queste aree sono prive dell'installazione di pannelli fotovoltaici. Questo è un ossimoro, una contraddizione in termini, perché è chiaro che se lo scopo principale è quello di produrre energia, noi dobbiamo fare in modo che questa energia venga prodotta nelle zone che non sono vocate a un particolare aspetto, che poi è l'aspetto pubblico più importante per le nostre comunità e per la comunità del Salento. In questo caso l'aspetto di pubblico interesse, peraltro tutelato dall'articolo 9 della nostra Costituzione, che è appunto quello del paesaggio, è legato proprio a questa immagine, a questo cinescope che noi abbiamo, che si dilata e che ci fa percepire il canale d'Otranto come un'appendice del nostro territorio, non come una cosa distaccata. Sicuramente è organica al nostro modo di vivere, è un'altra delle invarianti strutturali, che qualche collega pianificatore la potrebbe così chiamare, è un'invariante strutturale che è legata al nostro modo di vivere, è una nostra finestra su cui quelle genti della parte orientale del nostro Salento si affacciano ogni giorno guardando a questa finestra, a questa grande esaltazione del paesaggio. Quindi io ho già preso, Alberto lo sa, Alberto ha avuto
anche un'interlocuzione, una posizione che non è però una posizione ostativa a priori, ma io le parole ho sentito da parte di tutti coloro che sono intervenuti, parole di responsabilità, che ci fanno capire che per la prima volta non c'è una contrarietà nei confronti delle energie rinnovabili, ma c'è sicuramente, e di questo bisogna prenderne atto, una forte partecipazione da parte di tutti i sindaci di questo territorio, di tutti i cittadini, nei confronti di un'opera che vedrebbe lesa quella importante parte dell'abitare questo territorio. E questa voce va sicuramente ascoltata, va sicuramente tutelata, e bisogna farlo con forza ma anche con senso di responsabilità, perché se i cortocircuiti che sono avvenute con opere del passato, le chiamo opere del passato, io non vorrei che si verificassero anche in questa circostanza quei cortocircuiti che hanno visto una grande mobilitazione da parte del territorio, una grande partecipazione da parte di tutti i sindaci, di tutti i consiglieri regionali, di tutti i rappresentanti del territorio, senza però ottenere poi il risultato che è quello che poi le nostre comunità vogliono da parte delle istituzioni. Ci sarà sicuramente sarà animato un processo di discussione in regione. Il collega Pagliaro ha presentato delle mozioni, so anche che altri colleghi come il collega Gabellone, ma anche colleghi di maggioranza, stessi assessori, coloro che hanno le deleghe, vogliono portare in consiglio questa discussione legata a una conoscenza della pianificazione che questa regione subirà da un punto di vista energetico. Quindi quello che in altri tempi, ripeto, in tempi all'inizio probabilmente avrei trattato questo mio intervento in modo diverso, oggi qui mi sento di trattarlo con la responsabilità istituzionale, con la maturità che si acquisisce anche durante il percorso istituzionale. Certamente non sarà assente la regione, mi sento di dirlo in rappresentanza del Consiglio, in rappresentanza quindi di tutti i consiglieri regionali, di fronte a questa vicenda che è legata anche e che impatta anche su altri territori. Però trattiamo questo percorso, ripeto, con intelligenza, con acume, cercando di tenere ben custoditi i sentimenti, la parte più emotiva, che è sicuramente una parte a cui noi non ci possiamo dissociare abitando questi territori, ma quella parte emotiva e quella parte sentimentale non deve prendere poi il sopravvento sul ragionamento, sull'intelligenza di un territorio, ripeto, che molto spesso si è lasciato sopraffare dalla parte emotiva senza poi portare a casa i risultati. Grazie a tutti. Grazie Cristian. Silvano Macculi, sindaco di Bodrugno, poi c'è Antonio Fitto, assessore di Maglie. Buonasera a tutti, grazie sindaco, grazie a tutto il Consiglio Comunale. Dopo gli interventi non voglio ripetermi, ma sono venuto ad esprimere la vicinanza, diciamo, dei comuni dell'entroterra, quindi non siete soli, non è un problema che riguarda solo i comuni che si affacciano sul mare, ma avevo pensato di convocare l'assemblea dei comuni, dei sindaci del Salento centrale, che siamo 24, stiamo lavorando sul PNR, ma se la riunione la convoca la provincia, ancora meglio l'intero territorio. Io ho ascoltato con attenzione e credo che l'esperienza nostra di sindaci, anche di lunga durata, insomma, siamo abituati a vederne e a mediare, e non abbiamo mai avuto, caro Cristian, passaggi dall'essere oppositori senza se e senza ma abbiamo sempre deciso prima di studiare le carte e poi di affrontare i problemi. Questa però è una circostanza nella quale bisogna, caro sindaco, studiare le carte, perché è chiaro che la fregatura è già dietro l'angolo, no? Ma come territorio noi dobbiamo già dirlo da oggi che dobbiamo studiare le carte per essere contrari senza se e senza ma,
Cioè, ci mancherebbe che andiamo lì a fare lo sciopero, l'alzata, non ci interessa questo. Poi se serve andremo anche a Roma, vedremo chi ha firmato, diciamo, questo può essere anche di accompagnamento. È chiaro che nel momento in cui si rivestono ruoli istituzionali bisogna studiare le carte, bisogna organizzarsi e difendersi, perché come hanno detto tutti siamo sotto attacco, siamo sotto attacco. Siamo a livelli che diciamo, la TAP l'hanno risolta addirittura in America, diciamo, quindi ci rendiamo conto diciamo, dei livelli che ci possono essere sopra di noi. Però questo è un territorio, quando veniamo a Castro tutti dicono d'estate è bellissimo per il mare, d'inverno è un bel presepe. Insomma, metterci di fronte, cioè non abbiamo bisogno di vederlo il progetto, cioè le pale di quell'altezza, cioè sono inaccettabili, cioè è una cosa che solo un pazzo o qualcuno che è legato a interessi economici può sognarsi di andare a mettere qui le pale. Dopodiché il progetto non ci serve vederlo, lo dobbiamo studiare per capire come combatterlo, ma non è che dobbiamo vedere il progetto che la pala può essere bella o non bella, la pala sicuramente fa schifo, insomma, cioè voglio dire, è una cosa inaccettabile, solo un pazzo si può sognare di andare a mettere di fronte a Castro o Otranto. Il Salento è diventato il brand migliore d'Italia e poi quindi andiamo a studiare le carte, andiamo a vedere se una regione Puglia che già produce tanta energia può il Ministero nell'ambito delle leggi orientarsi su altri territori meno diciamo forti dal punto di vista turistico. Uno Stato dovrebbe privilegiare i suoi territori in base alle vocazioni che ogni territorio ha, quindi studiamo insieme le carte, ma è importante che i vari livelli istituzionali si esprimano, ci mancherebbe, non dobbiamo dire un no, che facciamo 50 consigli comunali e diciamo no, 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 e poi rimane tutto lì, va benissimo, però dobbiamo veramente approfondire aiutandosi anche con esperti che ci aiuteranno. E io mi fermo qua, volevo dire che non siete soli, tutti i sindaci dell'entroterra sono a fianco a voi in questo diciamo malanno che ci è arrivato dall'alto. Grazie. Grazie. Poi c'è Fitto, poi Giovanni Carità che non vedo più. C'è. Un attimo. Fitto, poi Carità e poi il sindaco di Vernole, poi c'è Marcello. Se qui ti sto lasciando per l'ultimo, Marcello, per una questione diciamo di dulcis in fundo. Sindaco, grazie a tutti i consiglieri di Castro, agli amici sindaci presenti, ai rappresentanti regionali, al vicepresidente dell'assessore all'ambiente della provincia. Oggi siamo qui per un momento molto importante. È stato detto, non lo ripeto, quanto sia bello Castro, perché noi lo conosciamo, d'altra parte chi è qui lo ha vissuto per decenni e quindi non può che ripetere queste cose, ma sembreremo di parte. Noi siamo qui per un dovere ben preciso, lo diceva, mi ha anticipato Silvano Macculi, con tutto il rispetto per le fonti rinnovabili, verso le quali dobbiamo prestare tutti la massima attenzione, cercando poi di non esagerare per anticipare molti tempi, perché rischiamo pure di farci male in altri settori. Dobbiamo guardare con attenzione alle fonti rinnovabili, ma dobbiamo guardare soprattutto a quello che è l'unica industria che è presente nel Salento. Avevamo un'altra attività, che era quella della produzione olearia. Ci hanno pensato con la xylella a distruggere completamente ed alterare il paesaggio terreno. Ora andiamo ad alterare pure quello marino. Ma insomma, vogliamo renderci conto che dobbiamo difenderlo, questo nostro Salento, impegnandoci tutti. Silvano, hai ragione, senza se e senza ma. Le pale fanno schifo, sono brutte e bisogna evitare a tutti i costi di farle inserire. Anche perché poi le foto che ci hanno mostrato, che ci mandano in onda questi qua delle aziende, che non mi interessa nemmeno sapere né chi sono né come si chiamano, sappiamo essere delle foto che sono taroccate, perché è logico. Mi dispiace, non so, ci sarà certamente qualcuno che conosce, mi dispiace che è andato via Ippazio, chi produce energia, ancora qui, chi produce energia a Ippazio deve consegnarla in un punto di connessione e di consegna. Quanto più lontano è, più grossa è la perdita. Già a 5-6 km, perché non sono di più le distanze, se le prendete bene dalla foto che loro stessi hanno mandato,
La Fraula non dista più di 5 km dall'ultima pala, dal punto di partenza di connessione in mare per la consegna a terra. Non sono più di 5 km, ma basta guardare e studiare con le carte marine, quella è la distanza. Quindi ci stanno prendendo in giro anche sulle distanze. Quindi non ci interessa. Non ci interessa questo discorso, non ci interessa nemmeno sapere come hanno fatto ad arrivare. Aveva ragione il sindaco Chiso, hanno messo l'anemometro, stanno lavorando da 2 anni nel mare e in tutto. Tant'è vero che ieri sulla foto era evidente la zona di mare nel quale c'è interesse a fare questi parchi marini eolici. E parte a sud da Brindisi, fa tutto il Salento, sale sulla costa ionica e arriva fino a metà Calabria, la parte nord, centro-nord della Calabria. Quindi hanno fatto uno studio preciso e questa zona sarà tutta oggetto di desiderio da parte di queste multinazionali. Noi dobbiamo fare una cosa molto pratica. Non è vero che non servono i consigli comunali. I consigli comunali servono. Ci vuole una volontà precisa di tutti i consigli comunali, perché noi a Lecce, quando la provincia ci riunirà, dovremmo andare con le delibere del Consiglio Comunale, che rappresentano le volontà di tutto il territorio salentino, il quale compatto deve dire: noi non vogliamo questo scempio. Poi dobbiamo creare, insieme alla provincia, un comitato permanente, che ovviamente deve girare intorno ai comuni direttamente interessati, Orto, Santa Cesarea, in modo particolare, ha ragione Pasquale quando dice perché Santa Cesarea è colpita 2 volte, un po' per la distanza, siamo più vicini alle pale eoliche, un po' perché alla Fraula succederà l'inferno, andranno a modificare completamente anche a terra la bellezza della Fraula, anche di Porto Padisco, per il quale è interessato pure Otranto. Dovremmo fare un comitato permanente, secondo me, nel quale Otranto, Castro, Santa Cesarea, Viso e Andrano, che sono i paesi direttamente interessati, debbono essere, ma fin qua, pure fino ad altre case, debbono essere i paesi capofila di un comitato rappresentato da tutti i comuni, oltre che dalla provincia, anche dell'entroterra, perché il Salento deve andare forte, deve fare. I progetti ci interessano relativamente. Noi non vogliamo che questo avvenga. Dobbiamo anche agire con questo comitato per accelerare una pratica che si è partita e approvata già nel 2017 rispetto al parco marino e poi si è arenata. Incomincio a pensare che già da qualche anno si pensa che questa zona debba essere utilizzata in modo diverso, per cui si è stata pure frenata al Ministero questa pratica della realizzazione del parco marino. Quindi andiamo a indagare un po' tutte queste cose e dobbiamo far sentire la nostra voce, cercando di essere non solo compatti ma attenti, soprattutto perché la cosa ci può sfuggire di mano. E Paolo, non sono ottimista, sono pessimista, perché quello che è successo in altre circostanze ci danno la dimostrazione che essere ottimisti serve a poco. Dobbiamo essere soltanto bravi, attivi, coesi e avere la forza di combattere tutti quanti insieme. Sì, grazie, buonasera. Io sono Giovanni Carità, sono un consigliere comunale di Tricase. Ovviamente, come ha detto il mio vice sindaco, il comune di Tricase sarà a fianco in questa battaglia. Però permettetemi di dirmi questo: oggi noi stiamo parlando, in generale si parla in Italia, nel mondo, ci si incontra, COP26, si parla di sviluppo sostenibile. Io continuo a pensare che queste due cose assieme non possono stare, no? Perché lo sviluppo, come inteso fino ad oggi, ci ha portato alle condizioni in cui viviamo, cioè che di fatto dobbiamo pensare a risolvere i problemi creati dallo stesso sviluppo, che non può essere contemporaneamente sostenibile. Non manca sempre la parola progresso, che è una cosa completamente diversa. E allora io un attimino mi sono immedesimato nel sindaco di Castro, che una mattina si alza e come se fosse accaduto un terremoto, perché di fatto è così, però il terremoto non possiamo saperne, diciamo, né la potenza né quando arriverà, però in realtà di questa notizia forse qualcuno già sapeva. Il mio intervento è un intervento che
di fatto può essere la replica dell'intervento del sindaco di Diso. Condivido pienamente quello che ha detto Salvatore, perché è impossibile che al governo, a Roma, qualcuno già non conoscesse diciamo, le intenzioni di queste società multinazionali. È vero, ho sentito prima il sindaco di Botrugno dire che loro non saranno soli, ma il problema di fondo è che noi siamo soli, cioè questa proposta, questo progetto poteva essere benissimo proposto a Otranto, a Tricasa, a Santa Maria di Leuca, a Gallipoli, a Nardò, ma di fatto questo territorio, come tanti territori, sono spesso e volentieri soli, cioè la rappresentanza istituzionale a livelli alti manca, e quindi se non c'è una parola chiara a livello nazionale da parte del Ministero, da parte del Governo, noi non possiamo che essere pessimisti. Ha ragione Antonio Fitto, dice noi siamo pessimisti. Siamo pessimisti perché la realtà, quello che è accaduto in passato, ci dicono che poi le battaglie che vengono fatte nei territori di fatto hanno sempre o quasi sempre un esito negativo, e quindi io mi auguro che tutti questi consigli comunali possano esprimersi in questa direzione, e sicuramente sarà così, sicuramente sarà così, tutti i consigli comunali diranno no a questa cosa che dobbiamo chiamarla chiaramente una schifezza, perché per noi che viviamo di turismo e viviamo di paesaggio, di fatto svegliarci la mattina e trovare davanti a noi non più quel paesaggio, stiamo intanto andando oltre quell'articolo 9 della Costituzione che citava prima il Vicepresidente, che dice in maniera chiara che la Repubblica tutela il paesaggio, ma la Repubblica tutela il paesaggio senza se e senza ma, quindi non pieghiamo, diciamo, il nostro senso di appartenenza, la nostra appartenenza alla comunità, a logiche che non ci devono appartenere, perché quando noi ricopriamo ruoli politici istituzionali non possiamo ragionare con la logica di oggi mi sento responsabile, sono maturo dopo tanti anni di esperienza. Questa logica è una logica dannosa, e mi fa specie che venga da chi fino a qualche anno fa questa logica non la praticava, anzi la combatteva. Allora noi diciamo tutti con forza, senza colore, senza appartenenza, che il Salento dice no, senza se e senza ma. Grazie. Grazie. Grazie Giovanni. C'è l'onorevole De Lorenzis e poi il senatore Buccarella, cioè si è prenotato anche il passo Antonio Morciano. Prima abbiamo omesso, segretario, di inserire, chiedo scusa, Donato Accoto, consigliere di Andrano. Prego. Ciao a tutti, io sono Diego De Lorenzis, sono in commissione trasporti alla Camera dei Deputati da 9 anni e forse in questa seduta le mie parole saranno evidentemente impopolari, però credo che sia giusto, visto che questi incontri si fanno per avere chiarezza, dare anche alcuni elementi che non sono stati citati. Mi permetterete, se mi distanzio un po', parlare senza mascherina. Qualcuno dice siamo sotto attacco. Io questa dichiarazione di guerra non la leggo, perché è lo Stato italiano che dice c'è il territorio marino a disposizione per le rinnovabili, e lo dice in funzione del fatto che la comunità italiana, appartenendo anche, come dire, a una comunità europea, prende degli impegni internazionali sull'energia e sul clima e sulla sostenibilità. E dice, bene, visto che non vogliamo le centrali a carbone, e credo che non sia in discussione, visto che le centrali a olio combustibile, quindi al derivato del petrolio, non le vogliamo, e ci mancherebbe, visto che non vogliamo il nucleare, e ci mancherebbe, ci sono 2 referendum della comunità italiana che si sono espressi su questo, visto che non vogliamo il gas perché lo accettiamo nostro malgrado come combustibile di minor impatto nella transizione nel tempo strettamente necessario, visto che non vogliamo l'occupazione di suolo agricolo fertile perché evidentemente è dedicato ad altro, visto che però la transizione si fa con le rinnovabili, è evidente che queste rinnovabili da qualche parte vanno messe. E
vi parla uno che l'impianto fotovoltaico ce l'ha. E vi parla uno, lo dico senza per farvi comprendere che anch'io ho una parte emotiva evidentemente molto accesa, molto legata anche a questo territorio. Io qui in località Acquaviva ho imparato a fare i tuffi, io qui per 10 anni ho fatto le terme a Santa Cesarea perché soffrivo di asma quando ero ragazzino, quindi non mi sfugge la bellezza di questo paesaggio, la necessità di puntare sul turismo del territorio, ed è legittimo che le comunità si interroghino sulle vocazioni, sui propri interessi, su quello che come dire, è il futuro di queste comunità. Però altresì trovo una distonia nel applaudire a chi propone l'audizione di queste società in consiglio regionale e altresì applaudire a chi si rifiuta di incontrarle a livello locale, ma non perché dobbiamo accogliere chiunque e soprattutto se lo riteniamo un invasore. Volevo porre un accento sul metodo, perché qualcuno dice dobbiamo guardare le carte per combattere. Io credo che le carte e l'interlocuzione, proprio per la responsabilità istituzionale che ricopriamo, vadano guardate sempre, non per combattere, ma per capire prima di decidere se combattere. E quello che io oggi sto registrando, e lo comprendo, è plausibile, un fenomeno di contrarietà a prescindere, qualcuno lo motiva dicendo che, come dire, il progetto è assente. E mi chiedo come avrebbero preso questo progetto le comunità se il progetto invece che come dire, nascere anche da un o meglio essere in parte modificabile da un'interlocuzione col territorio, per esempio nell'approdo dell'elettrodotto o nella lontananza delle pale, non lo so quali sono i parametri modificabili, ma immagino il motivo per cui queste aziende hanno voluto cercare un'interlocuzione, perché l'alternativa qual era? Come avrebbero preso le comunità un progetto depositato dal Ministero su cui si possono fare le osservazioni eventualmente soltanto nel procedimento amministrativo? Un procedimento che voglio ricordare, anche in seguito alle modifiche legislative occorse negli ultimi anni, su cui né i consigli comunali, né la sovrintendenza, né i consigli regionali si possono più esprimere in maniera vincolante. In maniera vincolante, quindi per carità è legittimo e giusto esprimersi, io non discuto questo, ma dico forse sarebbe stato peggio apprendere della notizia dal sito del Ministero che depositava piuttosto che da una mail, per carità, magari inviata in maniera non certificata, ma questa è un'altra discussione che ovviamente non mi compete. Lo dico perché se il nostro Stato ha assunto alcuni obiettivi, e gli obiettivi guardate che non sono, guardate, non credo che nessuno stia a discutere del fatto che siano come dire, indiscutibili, come qualcuno di voi ha detto, perché quando guardiamo il TG e vediamo Catania sommersa per una settimana di piogge, quando guardiamo le nostre campagne, vero, colpite da xylella, ma su cui non piove per 7 mesi, beh, forse qualche problema lo pone anche economicamente il cambiamento climatico. E allora forse dovremmo provare a immaginare, perché è anche vero che, mi dire, che qualcuno qualche anno fa, più di qualche, ormai qualche decennio fa, diceva che se dobbiamo produrre 1000 watt è meglio produrre 1 watt a testa piuttosto che avere una centrale da 1000 watt. Sono d'accordo, sono d'accordissimo, ma c'è un fattore che non è stato considerato in questa discussione e io purtroppo devo riportarlo, che è il fattore tempo. Queste discussioni avremmo potuto farle anche 20 anni fa, fare una comunità, un consorzio di comuni che, come dire, prendono la proprietà di questi impianti. Ma oggi arriviamo con 20 anni di ritardo e non vorrei, lo dico, ma credo che sia un punto da discutere o quantomeno da che aiuti a far riflettere, non vorrei che ogni anno che noi ritardiamo sia un anno in più di navi carboniere che ci passano davanti al golfo di allo stretto di Otranto, o di navi petroliere che ci passano davanti. E che succede se una di quelle navi petroliere nei prossimi 10 anni
si incaglia e il petrolio va a finire su questa costa. Sto discutendo di quello che è successo in Spagna con la nave Prestige qualche anno fa. Io vorrei che la discussione fosse più ampia, guardando un contesto nazionale e internazionale, ma non perché non abbia importanza la voce del territorio, ma perché anche il territorio possa comprendere che il territorio non è un'isola. Ci si lamentava dell'essere isolati, non siamo un'isola, e quindi forse anche un senso provare ad avere uno sguardo più ampio. Oggi la pandemia ce lo ha imposto, uno sguardo più ampio, il contemperamento di diritti costituzionali. Abbiamo compresso il diritto al lavoro per contemperare il diritto alla salute. Abbiamo... Io sto dicendo il mio pensiero, credo che sia legittimo, e tra l'altro... Non sto dicendo che non vada presa in considerazione. Sto dicendo esattamente quello che dice lei. Evidentemente le rappresentanze istituzionali del territorio hanno tutti gli strumenti per esprimere la volontà del territorio. Le dico però. Scusate, fino adesso scusami. Siamo partiti con, io capisco, l'immaginare, diciamo. Posso avere? Sì, eccola qua. Mettiamo da parte un attimo l'emotività, facciamo terminare l'intervento e poi avremo tempo. Ve lo chiedo proprio per cortesia, perché sarebbe veramente un peccato, dopo tante persone che sono presenti qui, tanti interventi, poi diciamo interrompere chi sta parlando. Rispettiamo tutti, prego. Sì, mi avvio a conclusione perché mi rendo conto anche di essere intervenuto forse più a lungo di altri. Però noi negli scorsi anni, con gli accordi di Parigi sul cambiamento climatico, ci eravamo impegnati a installare da fonte rinnovabile 7 gigawatt all'anno. Ne abbiamo installati negli ultimi anni in media 0,7, 700 megawatt, quindi un decimo di quello che avremmo dovuto per compiere gli impegni che abbiamo sottoscritto. Adesso a Glasgow si discute con obiettivi ancora più ambiziosi, e quindi dal 2021 al 2030 lo Stato italiano si è preso l'impegno di raggiungere quegli obiettivi, e quegli obiettivi si raggiungono installando 10 gigawatt di energia rinnovabile, non tutta eolica, non tutta fotovoltaica, non tutta concentrata in punti ben precisi. Evidentemente è frutto di una sinergia della distribuzione anche di questa energia, però sono 10 gigawatt, e se oggi noi installiamo un decimo è evidente che con 100 megawatt quegli obiettivi non li raggiungiamo. Quindi io sono d'accordo che la nostra Costituzione tutela il paesaggio, però la Costituzione bisogna sempre leggerla tutta, perché la Costituzione all'articolo 117, tra le competenze esclusive dello Stato, alla lettera S, dice che l'ambiente e la tutela degli ecosistemi è di competenza esclusiva dello Stato. Ed è strano che lo Stato italiano, che ha questa come tutela massima e la tutela del paesaggio in Costituzione, al contempo faccia una dichiarazione per raccogliere le manifestazioni di interesse per fare questi impianti che sarebbero contro l'ecosistema e contro l'ambiente. Quindi da questo punto di vista, mi sarebbe piaciuto, e spero che accada, che magari il Consiglio provinciale crei la possibilità di raccogliere evidentemente le istanze del territorio, ma che sia anche il momento, il punto di raccordo in cui quei progetti, quelle progettualità possono anche essere discusse con i proponenti, perché se i proponenti stanno facendo questo di percorso, io lo vedo come un passo in avanti rispetto ad aver depositato direttamente i progetti direttamente al Ministero. Grazie. Scusate, so che è irrituale, vorrei solo dire, onorevole, quando io ho discusso con i miei consiglieri sull'opportunità di
veder spostate le pale, loro mi hanno dato come punto fermo il fatto che queste pale sarebbero partite da 9 km fino a 24. Io ho prospettato l'ipotesi perché in cuor mio, faccio l'avvocato come Maurizio, scusa senatore, ti chiamo Maurizio, ma ci vediamo nell'aula dei tribunali, prevediamo di poter perdere le cause. Quindi io dicevo, mi illudevo e dicevo, può darsi che vadano a 20 miglia, a 40 chilometri. Loro mi hanno stoppato, mi hanno detto, sindaco, noi questa eventualità non l'abbiamo neanche valutata, né la possiamo, noi non abbiamo tecnologie per andare al di là dei 24 chilometri, quindi possiamo già discutere, abbiamo dei punti certi. Ecco da dove deriva la nostra contrarietà. Arriverà, chiedo scusa, il sindaco di Verno, intanto se si vuole avvicinare interverrà subito, subito dopo. Soltanto delle domande che poi che possano dare spunto di riflessione successivamente a tutti noi. Abbiamo installato ettari di fotovoltaico, qualcuno mi sa dire se Cerano ha cessato di produrre? No. Abbiamo installato ettari di fotovoltaico e tante paleoliche su tanti promontori, qualcuno mi sa dire se è passata una petroliera in meno nel nostro canale? Solo questo, riflettiamo su questo. Però è certo, è vero che rispondono ad un appello, ad un avviso del Ministero, perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo del 2030, del 2050, eccetera, eccetera. A che prezzo poi ancora lo dobbiamo capire tutti quanti. Però c'è da raggiungere un obiettivo, ma io intravedo e ribadisco e lo confermo, e secondo me è solo ed esclusivamente quello, c'è una speculazione economica a danno del territorio. Punto. C'è Pazio Morciano e poi il senatore Buccarella. Sindaco di Vernole, grazie al sindaco Di Castro e grazie a tutti gli altri sindaci presenti interessati e anche quelli dell'entroterra, quindi non direttamente interessati ma conseguenti interessati, perché in questo caso noi faremo squadra tutti quanti con la provincia di Lecce. Come provincia di Lecce, come territorio, sicuramente ci ricordo di un po' di anni fa facciamo anche un referendum su eventuali fonti di energia in un certo senso. Io sono convinto che se ad oggi in provincia cioè di Lecce noi andassimo a fare un referendum, tutto il popolo della provincia cioè di Lecce voterebbe, non dico al 100%, ma al 99% contrario a queste pale eoliche sicuramente. Quindi che mi si venga a dire qui che, facendo capire che quasi quasi noi non siamo per le rinnovabili, cioè mi sembra un po' esagerato, siamo sicuramente per le rinnovabili, e come? Sappiamo che le fonti di energia attuale, il 40% viene dal petrolio, il 26% dal carbone e il 23% dai gas. Però ci sono delle priorità, ci sono. Sicuramente siamo per le rinnovabili, però rispetto a delle pale eoliche offshore messe in mare, e che comunque dove noi ci dobbiamo essere convinti tutti uniti, che non ci devono essere assolutamente ristori. Non bisogna parlare assolutamente di queste compensazioni e di questi ristori. E se questa è società per noi di Vernole, altra società, altro progetto, ci vengono a informare, a cercare di vedere, di trovare dei compromessi, ci dobbiamo essere tutti convinti che dobbiamo dire no a priori, perché non deve passare tempo, pure che purtroppo non decideremo noi ci dobbiamo fare solamente fronte comune, perché qui per le rinnovabili ci decide il Ministero. Quindi noi ci dobbiamo veramente alzare questo forte grido del no, sperando, Paolo ci diceva sono ottimista, sperando che vada per il meglio. Però da qualche intervento voglio dire, non mi è piaciuto il fatto di considerarci in un certo senso un po' come contrari alle rinnovabili, questo assolutamente no. Noi siamo per le rinnovabili, però ci sono delle priorità tipo il mare, la nostra economia. Non può essere dei ristori con 4.000 posti di lavoro, perché se creano, c'è valore aggiunto, sicuramente la nostra vocazione turistica delle nostre comunità
perderà molti di più ancora posti di lavoro e perderà ancora molto più valore aggiunto. Quindi tutti quanti no a queste forme, alle paleoliche in mare. Altre forme rinnovabili per noi vanno benissimo, ma non le paleoliche nei nostri mari, il Salento che porta tanto valore aggiunto come turismo. Grazie. Grazie sindaco. Spazio Antonio. Io vorrei soltanto accogliere l'invito di Cristian Casilli a non ragionare con la pancia e con l'emotività, no? Anche se onestamente non è semplice, però vorrei ricordare a me stesso che lo Stato siamo noi, cioè non è detto che se qualsiasi cosa provenga dal governo sia lecita, perché io mi domando dov'è il governo che chiede agli enti locali la programmazione per tutto, dov'è il governo in questo momento, perché fa un avviso su tutto lo specchio d'acqua che circonda la penisola italiana e non prima fa uno studio di fattibilità del governo, giustamente, dove dice: cari signori, secondo noi che abbiamo i tecnici, gli uffici, i ministeri, tutto quanto, le zone che possono essere meno impattate, le zone sostenibili migliori in Italia sono da Castro a Santa Rosaria, da Otranto, ecco, queste sono. Poi intervengono i territori, una sorta di PPTR, no? Secondo di che stiamo parlando. Poi intervengono i territori che si esprimono su questo e dicono sì, no, dopodiché la palla ripassa al governo che mette a bando aree precise, perché laddove non c'è, laddove c'è molta discrezionalità, permettetemi, c'è la volontà di decidere alle spalle di qualcuno. Quando non ci sono regolamenti, non è per forza incompetenza, giustamente si diceva prima, 20 anni fa dove eravamo? Giusto, concordo, guardiamo però anche al presente. Allora dove siamo oggi? Siamo in un posto in cui, io per la piccola mia esperienza posso dire che laddove non c'è un regolamento, inizialmente mi approcciavo in un modo, Cristian, dicevano, saranno stati tutti stupidi? Inizialmente, facciamo finta, no? Tanti anni fa. Poi dopo dico, ma scusa, ma se non c'è un regolamento o tutte le amministrazioni locali, nazionali, sono diventate stupide, oppure mi viene un dubbio che forse non si voglia regolamentare per poter incidere discrezionalmente e fare del consenso o del malaffare, scusate, una forza che non ci deve essere. Chiedo scusa. Sono qui. Io volevo soprattutto ringraziarvi e portarvi, diciamo, la mia, anche un contributo, un semplice contributo, perché credo che negli ultimi due interventi, e parlo soprattutto quello del consigliere Capraro e quello del vice sindaco Capraro, sempre, doppia monomia, si sta toccando esattamente il tema. E mi sorprende, e lo dico non per fare polemica, che un onorevole della Repubblica ci faccia una lezione soprattutto, cioè, di come ovviamente devono essere trattate poi le energie rinnovabili. Se ovviamente, anzi, o ad oggi io sono contento di essere qui, perché dobbiamo dire grazie ad Odra, la società ovviamente, che, perché dico grazie, lo dico veramente, che ci ha messo in guardia. Il governo lancia un bando sul PNR, ecco perché queste società si stanno muovendo, sull'offshore, ovviamente sull'eolico offshore in mare, non lo stanno facendo perché ovviamente hanno interesse a farlo, perché è costosissimo, non è assolutamente conveniente fare l'offshore, cioè l'eolico, diciamo, a mare. Se lo dice un tecnico, perché di professione faccio questo, lo dico con cognizione di causa, su un tema che ovviamente è importante, perché i comuni non hanno assolutamente nessuna voce in capitolo, anzi non ha voce in capitolo nemmeno il Ministero dei Beni Culturali, perché non ha quella competenza. Probabilmente se Odra avesse presentato direttamente, sì, sto parlando di competenze, non sto parlando di responsabilità. Se il Ministero fosse stato depositato questo progetto sarebbe stato approvato, e questo sarebbe stato grave.
Cioè dobbiamo dire grazie che ovviamente ci sia, dobbiamo dire grazie a Castro, dobbiamo dire grazie ad Alberto Caprano, al sindaco di Castro, a quello di Santa Cesarea, a tutti quanti che hanno sollevato un problema importantissimo. Dobbiamo dire grazie alla società per quello, diciamo, che, no, che ci ha fatto soprattutto allertare. E se questo progetto non si farà, anzi non si dovrà fare, dice bene anche Silvano, no? Dice, sono orribili, cioè a prescindere, però dobbiamo correggere il tiro. Perché dico dobbiamo correggere il tiro? Per essere tutti ovviamente poi d'aiuto a questa causa, no? Che non è la causa soltanto di Castro, io parlo in generale sulle rinnovabili, perché sembra che qua oggi tutti ci sciacquiamo la bocca sulle rinnovabili. Cioè, no, come se il problema oggi dell'energia sono le rinnovabili. Il problema dell'energia non sono le rinnovabili, il problema dell'energia è che ne stiamo consumando tantissima, ne stiamo consumando fin troppo, e quindi è inutile che andiamo a poi a produrre con le rinnovabili per consumarne esattamente 10 volte altre di più. Cioè non ha senso, quindi non ha senso, quel bando non ha senso, mi dispiace per Cingolani, non ha proprio senso, non appartiene all'Italia. Non appartiene all'Italia, no, appartiene su altri, appartiene in altri lidi. È stato ricopiato un bando che doveva essere fatto in tutte altre parti. In Italia non ha senso. In Italia è un'altra vocazione, lo state discutendo qua stasera. Cioè, qualcuno non sa, forse nessuno sa, che già 10 anni fa un'altra società, la Sky Saber, 10 anni fa, nel 2010, ha provato, non c'è stata nessuna conferenza. Ha approvato un parco eolico di fronte a Tricase, a 20 km della costa, con 20 pale eoliche di 3 megawatt l'una. Qualcuno di voi è venuto a conoscenza di questo? Era approvato, poi non l'ha realizzato perché non era conveniente, non c'era nessun finanziamento statale, nessun finanziamento europeo, non è stato, diciamo, realizzato per questo motivo. Quindi io chiudo perché l'ora è tarda. Quello che voglio dire, dobbiamo correggere quel tiro. Quel tiro lo si deve correggere, quindi un invito ovviamente ai parlamentari, ai consiglieri regionali, a tutti quanti, a delimitare quello che ha detto il vice sindaco Capraro, è giustissimo. Cioè non si può fare un bando, cioè, lasciando, diciamo, la libertà agli investitori per andare dopo, diciamo, a replicarlo, non è assolutamente, soprattutto quando di mezzo ci sono i fondi comunitari. Grazie ancora, io ho voluto... Non volevo intervenire perché però poi mi sono sentito, diciamo, l'obbligo di intervenire, di darvi la mia solidarietà, quella del Partito Democratico, quella, diciamo, della provincia già è stata data, quindi noi siamo a disposizione affinché questo non si realizzi. Siamo favorevoli assolutamente alle rinnovabili, al minor consumo di energia. E... Salve. Grazie. Benissimo, intanto parlo tanto felicemente da un villeggiante da qualche anno qui a Castro, quindi l'oggetto del dibattito è adesso più che mai lo sento particolarmente vicino, essendo proprio uno di coloro che gode nelle poche settimane in cui riesco a stare qui a Castro di quell'orizzonte, che quindi conosco bene, non quanto voi evidentemente, che ci siete nati, parlo dei castrioti. È una tematica difficile, io sono venuto qui stasera per ascoltare, sapendo già, ovviamente mi ero fatto già un'idea di quello che avrei sentito per la comunicazione ufficiale, per i comunicati stampa, le interviste e quant'altro. Io fra 3 giorni, martedì prossimo, in Commissione Ambiente del Senato, di cui io sono membro, dovremo dare i pareri a questi atti del governo, che sono quelli che impattano anche questa materia, non i singoli progetti. Cioè il piano nazionale per la transizione ecologica e poi un altro atto del governo che poi il Parlamento deve esaminare, su cui ogni commissione dà i pareri, che è quello del recepimento della direttiva, la famosa RED 2, sulle fonti rinnovabili. Quindi sono, come dire, vengo da un'esperienza di approfondimento e di studio mirata in generale sulla questione energetica, che peraltro mi appassiona da tempo, perché io 2 anni fa ho promosso un intergruppo parlamentare per le comunità dell'energia e l'idrogeno verde. E io stasera qui ho sentito cose
insomma, su cui non potevo non condividere, e altre cose su cui francamente ho qualche perplessità. Le cose che mi sono piaciute, adesso non so se il sindaco Di Martano è già andato via, forse sì, perché io pago lo scotto di pagare, di parlare per ultimo, quindi chiaramente siamo stanchi e non voglio tenervi ulteriormente qui. Di comunità dell'energia, l'idea della produzione energetica diffusa, orizzontale, democratica, che è una cosa su cui puntare al massimo e su cui il governo nel PNRR italiano ci sono 2 miliardi destinati, questa è una cosa che avrei voluto comunicare, ma io con le mie poche forze non riesco a farlo, anche con i sindaci dei piccoli comuni salentini, perché ci sono 2 miliardi nella disponibilità dei comuni con meno di 5.000 abitanti per la costituzione delle comunità energetiche, che è un argomento sconosciuto e più anche tecnici, perché è materia nuova che si sta sviluppando, che però dà una visione che è quella, dal mio punto di vista, dell'idea che mi sono fatto approfondendo un po' la tematica da un po' di tempo, l'idea migliore, cioè quella di riuscire a scollegarsi il più velocemente possibile dalle fonti fossili e operare al di fuori di quello che storicamente è stato il mercato energetico, le grandi centrali produttive, noi abbiamo Cerano, ma in tutto il mondo, quelle nucleari, quelle a carbone, quelle a gas, in questa maniera qua. Però questo richiede sforzo, studio, pazienza, e ci vorrà tempo, però le comunità dell'energia saranno una delle leve su cui gli enti locali, gli amministratori e i cittadini potranno partecipare in una maniera veramente innovativa e risolutiva, ma non basteranno, perché i dati con cui noi abbiamo a che fare, e qui non ricordo quale sindaco sosteneva che l'Italia già produce di suo sufficiente energia, non è così, noi dipendiamo per il 50% dei consumi nazionali dal gas che importiamo principalmente dalla Russia e poi dall'Algeria e dalla Libia. Quello che sta accadendo col gas lo sappiamo tutti, sapete le dinamiche geopolitiche che vedono la Russia utilizzare questa risorsa per motivi dal suo punto di vista legittimi, ma certamente non fanno i nostri interessi. La necessità di potenziare in tempi molto brevi la quantità di energia da fonti rinnovabili dell'Italia, come degli altri paesi, è spaventosa, cioè mette paura. Io temo che non ce la faremo a sviluppare 53 gigawatt da qui al 2030 da fotovoltaico, eolico, geotermico, potenziando le capacità dell'idroelettrico che sono quasi ormai completamente sviluppate, diciamo così. Quindi oggi mi trovo, come dire, con questo dissidio lacerante, dove vengo con l'esperienza parlamentare, istituzionale, dove dico, allora qua bisogna veramente dare una spinta, mettere il fotovoltaico iniziando, come tutti siamo d'accordo nel dire, dai tetti, dalle zone industriali abbandonate, dalle aree produttive, dalle cave, e infatti il nuovo piano, il PNIEC che su cui si sta lavorando, prevederà come zone idonee quelle zone lì per il fotovoltaico. Ma il fotovoltaico verosimilmente non va, anche l'agrivoltaico, ne stiamo sentendo parlare nel dibattito pubblico, la possibilità di avere impianti fotovoltaici che siano compatibili con l'attività agricola. Ah, vedo adesso Marcello Sigli, nell'articolo di oggi su Quotidiano anche Marcello parla, senza nominarle, perché non so se le conosci Marcello, le comunità dell'energia rinnovabile a cui facevo riferimento prima. Sarà un argomento a cui veramente di cuore a tutti i sindaci ancora presenti vi dico, cerchiamo di vederci, e io nel mio piccolo darvi il supporto informativo, perché è un'opportunità veramente notevole. Ma torno a dire a parlare di quello di cui stavo dicendo, che era la dipendenza dal gas. Non ne usciamo fuori, evidentemente. Quindi il mio essere, come dire, un po' lacerato, perché vengo con questa determinazione e impegno che anche in Parlamento provo a fare, non vi nascondo, contrastando chi invece vuole mantenere il sistema attuale, o meglio non lo può mantenere, ma vuole rallentare, e chi vuole aumentare ancora il gas, l'opposizione della TAP, a cui anch'io ho dato il mio piccolo contributo all'epoca, era motivata dalle questioni ambientali, perché c'è la centrale di compressione a Melendugno che sta producendo un inquinamento, piccolo o grande che sia, però aumenta il carico di particolate di CO2. Qui io mi trovo, non ti nascondo Luigi, combattuto, perché io capisco
perfettamente, sono io primo danneggiato da un impatto visivo di cui io farei a meno. Io francamente non userò mai parole "è uno scempio" o quant'altro, perché secondo me non lo è, però quelle sono valutazioni soggettive. Io vi dico che c'è gente a cui le pale piacciono, voi ci credete? Io li conosco, c'è gente a cui le pale piacciono perché magari in quelle pale ci vedono il futuro, la liberazione dal destino che questo pianeta mi sembra essere condannato, che è quello dell'emergenza climatica che tutti conosciamo. Il mio essere, come dire, veramente nella difficoltà di non poter dire "sono con voi, firmo la petizione, andiamo a manifestare a Roma", questa cosa, il senza se, il senza ma, l'ho detto a volte sbagliando anche io in passato, poi ho imparato. L'esperienza parlamentare insegna, ma l'esperienza ciascuno di voi amministrando con le responsabilità insegna. Quando ho visto le mappe del Veneto, dico qui al sindaco di Tiso, dice "ma perché proprio qua?" No? Dice "noi non soffriamo della sindrome di NIMBY, così detta, ma perché paru, scusate, qui devono farlo?" Allora, le rivelazioni non c'è bisogno di farle con l'anemometro più, perché ci sono le rivelazioni degli studi prevalenti che gli scienziati conoscono e che dicono che per quanto riguarda l'eolico offshore, che viene visto da chi l'ha pensato come un passo avanti rispetto alle pale eoliche infilzate sulla terra che consumano il suolo, eccetera, eccetera. Quindi dal loro punto di vista è un passaggio tecnologico favorevole perché non c'è impatto, galleggiano, non ci sono fondamenta sul suolo marino. L'impatto marino... Scusi, come si mantengono? Con dei corpi morti, ma c'è chiaramente, sono la pala, altrimenti la pala viaggerebbe verso Suez, chiaramente. La tecnologia è quella, non se la può prendere con me. Sono delle pale galleggianti e poi ci sono dei corpi morti che stanno lì, le tengono ferme. Per quello che io so, ma sono informazioni che puoi cercare su in rete ormai facilmente, cioè, è questo. Allora, però ahimè, ho perso il filo e poi chiudo perché sto prendendo troppo tempo. Sulle zone eoliche, dove l'eolico offshore nel bacino del Mediterraneo ha, per quanto riguarda l'Italia, cioè un'idea di efficienza ce l'ha sulle coste occidentale della Sardegna, nello stretto di Sicilia e sulle coste salentine, pugliesi, anzi in realtà. Quindi se un'impresa deve investire soldi o speculare, poi questo è l'altro argomento su cui io, poi magari chiudo su questo, mi sento di invitarvi a essere un poco più prudenti. Qui non sono soldi del PNRR in gioco, non sono soldi pubblici, di chi approfitta dei soldi pubblici, qua si tratta di... E io dico, scusatemi, per fortuna, finalmente, una volta tanto, chi ha i padroni del mondo, che sono i grandi fondi di investimento che finora hanno finanziato l'era fossile, ora sta cambiando. E io dico per fortuna, e forse è troppo tardi, oggi conviene investire in eolico o in fotovoltaico, domani con tecnologie che utilizzano il moto del mare. Dico che per fortuna che è così, perché altrimenti senza l'intervento privato, questo ve lo dico io, l'ha detto Draghi, se vi piace Draghi, all'ultima conferenza stampa, ma ci arriviamo bene al fatto che gli stati da soli non riusciranno a fare questa rivoluzione che l'uomo, cioè il genere umano, non ha mai vissuto, non ha mai, è una sfida che non ha mai, su cui non ha mai potuto provare a confrontarsi. Un mutamento così veloce è necessitato dal fatto che fra 20 anni le nostre terre, i nostri mari, l'aria che respireremo, non sappiamo come sarà a voler essere buoni. Quindi la scelta, piaccia o non piaccia, di chi pensa di voler investire qui, o sulle coste calabresi o siciliane, stretto di Sicilia, o sulla costa occidentale della Sardegna, perché lì ha senso investire miliardi, milioni, quello che volete, in pale eoliche. E il prezzo non lo fanno le multinazionali, il prezzo non lo fa lo Stato, il prezzo lo fa il mercato dell'elettricità, dove adesso per fortuna l'eolico, il fotovoltaico, le fonti rinnovabili costano meno del gas. E dobbiamo ringraziare Dio per questo, perché vuol dire che se non c'è la convenienza economica, se non c'è il capitale privato che a livello globale non muove le sue risorse,
noi il clima, il, insomma, tutto quello che non sto qui a ripetere, vuol dire che siamo condannati, noi la generazione successiva. Allora io, come dire, esprimendo la mia difficoltà nel non poter essere nei vostri in una battaglia per il no senza se e senza ma, vi dico che da parte mia, nel mio piccolo, farò in modo che ogni informazione sia veicolata, che il territorio possa esprimere, almeno però in maniera ragionata, il suo no. Non possiamo dire no dicendo no agli speculatori, le pare fatale più a nord o più a sud. E poi credo, di questo non sono sicuro, che per quanto riguarda la localizzazione che potrebbe essere fatta più a largo, a parte il costo dell'elettrodotto, perché 5-6 km di cavo per un investimento miliardario, non penso che sia quello il problema. Loro lo farebbero, immagino, ben volentieri a 30 km. Non è quello, non saranno 2, 5, 10 milioni di euro in più la differenza. Io la profondità non interessa perché sono galleggianti e il cavo quando lo cali a 200 metri, a 300, a 1000 metri. Il problema credo che possa essere con il progetto già approvato del Poseidon. Chiedo scusa, la interrompo un attimo per dirle, hanno già preso in considerazione il progetto già approvato del Poseidon, per cui non si possono spostare più a nord, ma il nostro punto è stato, cioè il loro punto di non andare più a largo non è nemmeno nel chilometro di cavo, sarebbe ridicolo ora discutere del chilometro di cavo, cambierebbe completamente, questo ha detto della responsabile del progetto Odra, sì. Cambierebbe la tecnologia per cui devono utilizzare. Questa è una cosa importante. E quindi dovrebbero utilizzare una tecnologia che prevederebbe una stazione marina, mentre adesso non hanno bisogno, quindi benissimo. Altri costi. Benissimo, questa è un'informazione importante che va verificata, perché cioè, se il problema è che tecnicamente possibile superarlo allontanando, sempre mantenendo le compatibilità con l'attività marittima, del navale, della pesca. No, neanche poi, quella è la loro preoccupazione, nel senso. Sto dicendo, se quella può essere una soluzione, sarà il caso di rappresentare alle società proponenti di valutare questa soluzione. E magari noi, voi, cioè di dotarci. Anche con una raccolta fondi, perché so che con i comuni non ve la passate bene dal punto di vista economico, per pagare anche consulenze qualificate, cioè per farsi fare studi, per potersi confrontare. Io mi fermo qui perché ho preso già troppo tempo. Comunque buon lavoro e grazie per l'ospitalità di stasera e delle estati anche prossime. Grazie. Marcello, se ti puoi avvicinare intanto, grazie, è ovvio che ci devono essere degli studi qualificati che possano far riflettere comunque o contrastare questa volontà della società. La riflessione ovviamente poi, se parliamo di cambiamento climatico e tutto quello che vogliamo dire, non credo che con l'installazione del parco eolico offshore a largo tra Otranto e Castro cambierà il clima. Credo che forse bisognerebbe porre l'attenzione su quelli che sono gli stati che inquinano di più, che già hanno detto che continueranno ad inquinare perché la loro produzione, la loro industria dovrà pure andare avanti, devono recuperare quello che è il gap industriale che hanno nei nostri confronti, nei confronti dell'Occidente. Così hanno detto, così mi è sembrato anche di sentire nei vari TG. Marcello, a te la parola, chiedo scusa. Dove vuoi? Questo funziona. Buonasera, non so come iniziare questa. Mi dispiace che molta gente è andata via, perché evidentemente insomma il dibattito è abbastanza complesso. Ah, bene, è abbastanza complesso sia in termini dal punto di vista tecnico. E dal punto di vista politico, e quando dico politico non intendo in termini di appartenenza, quanto di quelle che devono essere le dinamiche
anche di carattere sociale che evidentemente sottendono a un modo con cui la società deve evolversi e deve governare i problemi. E da questo punto di vista forse qualche sociologo, diciamo, di un certo livello dovrebbe approfondire un pochettino questi aspetti di come una comunità locale o piuttosto più ampia, territoriale, poi si rapporta con certi problemi nei tempi e nei modi con cui magari alle volte i problemi non sono stati affrontati, come qualcuno diceva 20 anni fa, e 20 anni fa appunto, 20 anni fa, 20 anni fa il sottoscritto è stato, non voglio fare un'autocelebrazione assolutamente, è stato oggetto di una vignetta, l'unica volta che ho avuto questo onore, di una vignetta sul quotidiano, il nostro quotidiano, non mi ricordo se allora il vignettista era Pillinini, adesso dimentico, che fu rappresentato come il Don Chisciotte. 20 anni fa, quando cominciavamo a fare le battaglie contro le energie rinnovabili, che non tutelavano l'ambiente, perché facevamo un convegno che dicevamo con questo titolo: sviluppo delle energie rinnovabili nella tutela dell'ambiente e del paesaggio. Perché questa è la sfida. La sfida è questa, cioè non possiamo mangiare bene e poi farci male. Cioè, o abbiamo questa capacità. E la sfida di punto con i tecnici, con la tecnologia e naturalmente anche con la condivisione, perché evidentemente poi questa energia rinnovabile non può che essere democratica, perché se no diventa sempre di proprietà di qualche oligopolio che evidentemente magari produrrà energia non inquinante o meno inquinante, perché evidentemente anche per produrre questo tipo di macchine di energia ce ne vuole. No, allora quale tecnologia? Ci sarà una tecnologia meno invasiva, come quelle per esempio del fotovoltaico flessibile che oggi citavo sul quotidiano, di un'azienda a Modugno sta realizzando. Questo non perché dobbiamo aspettare, avremmo già dovuto operare nel tempo. Purtroppo la politica arriva sempre in ritardo rispetto anche alla tecnologia stessa, o piuttosto che non la sostiene, perché l'industria di Lecce, che si è dichiarata interessata a questo, quali sono questi interessi di carattere ambientale? Beh, l'avrebbero già potuto scoprire prima. Interessi economici? No, perché evidentemente si sarebbero dovuti attivare prima per essere come imprese protagonisti sul territorio, perché noi ce la dobbiamo produrre l'energia, e molta, più di quella che già abbiamo, però non più in maniera invasiva, perché abbiamo già dato troppo, abbiamo consumato troppo suolo, e non si può neanche con la 275 far consumare suolo, carissimo onorevole. Eh certo. Chiudo questa parentesi. No, e quindi i pannelli fotovoltaici non vanno a terra, non vanno a terra, perché bisogna piantare alberi, perché anche in questo modo si combatte la CO2, e piantarne a milioni, non l'alberetto che magari il 21 giustamente le scuole andranno a piantare, benissimo, o qualche comune, benissimo, ma piantarne a milioni. Anche per impinguare quello che purtroppo abbiamo subito in questi anni, quindi che non c'è, diciamo, quell'abbattimento che una volta i nostri ulivi anche determinavano in termini di emissione, diciamo, di ossigeno. Allora il discorso è politico, chiaramente oggi ci troviamo, e quindi non so se oggi il Consiglio Comunale deve deliberare, presumo, no? Deve deliberare. Io mi permetto di accennare, poi naturalmente sarà il Consiglio a valutare, perché bisogna fare delle azioni evidentemente per contrastare ciò che si ritiene anche democraticamente che non va fatto, ma comunque essere anche propositivi, perché ripeto, solo in questo modo possiamo anche giustificare una presa di posizione, perché altrimenti rischiamo di prestare il fianco a chi dice no a prescindere. No, non è no a prescindere, no. Perché e quindi essere propositivi. E la proposta è quella, che intanto come Consiglio Comunale si facciano voti perché la provincia di Lecce si doti del suo piano energetico provinciale,
perché se non si hanno le pianificazioni non si può andare da nessuna parte. Bisogna pianificare non soltanto dal punto di vista urbanistico, cosa che purtroppo i comuni ancora non fanno, e stiamo ancora con i PDF, stiamo ancora. Quindi pianificare dal punto di vista energetico, perché bisogna intanto la prima fonte di energia rinnovabile, l'ha detto prima il padre Morciano, è quella del risparmio. Dobbiamo risparmiare. Le campagne sono diffuse di illuminazione di notte e i nostri satelliti ci fanno vedere come se fosse un'unica città. Potremmo risparmiare già abbastanza, e quindi magari la regione, non so, potrebbe incentivare affinché si utilizzino le tecnologie nuove che consentono, appena una persona passa, si accende la lampadina, quando se ne va si spegne, dico delle cose così per dire. Cioè, dobbiamo da questo punto di vista fare molto, quindi il piano energetico provinciale, sollecitare la regione che sta già lavorando nel piano, nell'aggiornamento del piano energetico regionale, però tenendo conto, diciamo, di tutto quello che non soltanto le aree idonee e non idonee, che evidentemente va fatto, perché se no qui arriva la società e mette pannelli fotovoltaici a gogo e noi a stare ancora a continuare a combattere in ogni comune della provincia di Lecce e cercare di contrastarli, sembrando quelli che vogliono stare alle dalle della pietra, invece vogliamo l'energia rinnovabile. Noi abbiamo fatto le battaglie 40 anni fa contro il nucleare perché volevamo l'energia rinnovabile. Poi arrivano le energie rinnovabili e ci contattano le società per farci stare zitti, così mettono, oppure magari per darci qualche contentino, perché abbiamo subito anche questo, oppure per contrastare per arrivare al Consiglio di Stato e poi subire la condanna, addirittura il risarcimento da parte della società che ci chiede 500.000 euro per i mancati guadagni che nel frattempo non ha avuto. Cioè, è una cosa complessa. Se io dovessi raccontare tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni, veramente c'è da mettersi le mani nei capelli. Cioè, noi ogni attività come associazione che abbiamo seguito, una su due era su questioni energetiche. Non ce la facciamo, quindi ben vengano queste riunioni, perché si prenda coscienza, si facciano le azioni giuste dal punto di vista, diciamo, per evitare i danni, perché danni non ne possiamo più permettere sotto tutti i punti di vista, sanitario, ambientale, paesaggistico e via discorrendo. Non possiamo più consumare risorse di nessun genere, né suolo, né idrocarburi né quant'altro. Dobbiamo però fare le cose in positivo, piantando alberi, utilizzando le energie rinnovabili, mettendole sui tetti, sulle cose, e quindi anche la nuova tecnologia che ci consente contemporaneamente anche di risparmiare, perché in questa direzione allora possiamo stare con la coscienza a posto. Grazie. Cerchiamo un attimo velocemente di fare un riassunto, diciamo, delle proposte di deliberazione, che è poi la cosa che dobbiamo andare a chiudere, insomma. Allora, intanto ritengo, grazie per essere intervenuti, grazie. Intanto deliberiamo la sindaco, la riconferma, cioè una nuova presa di posizione alla luce degli ulteriori sviluppi degli interventi, della contrarietà, lo ripetiamo, lo rivotiamo, la contrarietà. Poi raccogliamo la richiesta del sindaco di Diso, ma anche diffusa, insomma, di creare un tavolo permanente presso la provincia che possa monitorare l'andamento non solo di questo progetto, ma anche di quelli che sicuramente verranno, quindi tavolo permanente della provincia, l'invio di questa deliberazione agli altri consigli comunali con l'invito di adottare all'ordine del giorno una decisione, una presa di posizione per quanto riguarda questo progetto, dico bene? E poi cosa c'era altro? Giuseppe Basto, penso, no? C'è niente altro? Segretario, abbiamo altre sollecitazioni? C'erano altre, penso che possiamo chiedere diversamente, no? Va bene, grazie per chi è rimasto fino alla fine, grazie ancora. Interrompo.